Le squadre sono in campo, intanto possiamo già darvi conto di quelli che sono i quintetti per Sustentu: Mauro Graviano, Alessandro Secchi, Nicola Elia, Mirko Pilo anche quest'oggi in quintetto, e parte nello spot di centro invece in maglia numero 16 Edoardo Melis. Coach Andrea Masini, tecnico del Calasetta, manda invece in campo Predrag Mijatovic, pronto a saltare per la palla 2, c'è Ray Robinson, poi Filippo Serra, Maurizio Fontana il capitano e poi proprio Fabio Aralossi con la canotta giallo-blu numero 7. L'incontro verrà diretto dai signori Simone Farneti di Quartu Sant'Elena e Giuseppe Manchia di Ozieri. Tutto pronto per la palla 2 che verrà alzata dal signor Farneti. Primo possesso per il Calasetta subito con Filippo Serra a gestire dal palleggio, accoppiato con Nicoleli, alla palla in punta per Mijatovic e poi dall'altra parte dove c'è Ray Robinson, la partenza da parte di Aralossi fuori per Mijatovic che ha un comodo piazzato ma lo sbaglia. Abbiamo parlato anche di Mijatovic nel corso della presentazione di questa partita. Mijatovic è un giocatore che coach Andrea Masini utilizza da pivot, ma sarei d'accordo anche tu Mauro, vedendolo in opera in questi primi possessi si vede che si tratta di un giocatore perimetrale. Infatti in Montenegro, nella sua città natale, nel suo campionato, insomma quello che era fino all'anno scorso, l'Ibar Rozaie, giocava praticamente da guardia e ha i movimenti classici da guardia, te ne sei reso conto insomma anche tu vedendo questi primi possessi di partita. Eh sì, in effetti si nota anche fisicamente, sembrerebbe avere questa caratteristica qua. Accendo un po' i riflettori sul versante coreografia. Ora noi non sapremo mai se questa è una costante del Calasetta, però queste bellissime maglie sembra la macchia gialla del Maccabi Tel Aviv addirittura. E non solo, anche i palloncini giallo-blu, insomma, chissà che anche la nostra diretta streaming, che permette, ricordiamo, a Calasetta di arrivare nel mondo, e in questo senso faccio subito un invito alle aziende in loco del territorio: non ci può essere veicolo migliore per trasmettere le immagini di questa meravigliosa terra, delle spiagge, delle eccellenze enogastronomiche. E qui mi fermo, Roberto. 2-2 dalla lunetta per Edoardo Melis e primi due punti anche di questa partita per il centro del Sustentu. Nuovo possesso d'attacco per il Calasetta, va fino in fondo Predrag Mijatovic, partenza bruciante con la mano destra, va a segno a realizzare anche i primi due punti del Calasetta, 2-2. Allora il punteggio con Nicole Lia dall'altra parte, va dentro, scarica fuori Mirko Pilo, si sente caldo, prende la tripla che viene però sputata dal ferro, riparte velocissimo il contropiede del Calasetta con Fontana che riesce a chiudere ma non segna, rimbalzo di Robinson che sbaglia, si lotta sul pallone vagante, ne viene fuori Nicole Lia e poi il contropiede di Pilo che si protegge con il ferro e segna altri due punti. Mauro, questa è una diretta storica direi per directasport.it, un altro piccolo traguardo per noi, la prima da testata giornalistica. Ci vuoi svelare questo retroscena? Ebbene sì, insomma tutto nasce 2 anni fa con la voglia di raccontare, dopo l'esperienza a vedere in Asport, lo sport dilettantistico sardo, soprattutto in rete, perché questo è sicuramente il veicolo più importante. Beh, siccome non vogliamo davvero tirare il freno a mano, ma anzi vogliamo pigiare sull'acceleratore, l'iscrizione è stata giornalistica la settimana scorsa e allora davvero adesso abbiamo tutte le credenziali per raccontarvi tutto lo sport, non solo quello dilettantistico. E allora a partire da domani, conferenza stampa in diretta streaming di Massimo Rastelli, l'allenatore del Cagliari, conferenza importantissima prima del big match. Ovviamente tutto questo non potrebbe essere possibile senza l'enorme grande sinergia con sorrentinosport.com. Assolutamente sì Mauro, ne parleremo comunque ancora nel corso di questa telecronaca, ma c'è da andare a seguire una bellissima partita che è iniziata subito con ritmi molto alti, fallo su Predrag Mijatovic,
che prendeva la penetrazione con la mano destra. 5-4 il punteggio in favore del Calasetta. Le indicazioni di coach Andrea Masini all'indirizzo di Fabio Aralossi. Rimessa dal lato di cui si incarica Filippo Serra, la palla fuori proprio per Aralossi, gli sporca il pallone Mauro Graviano. Duello molto interessante questo in cabina di regia tra Graviano e Aralossi. La palla ora sul lato dove c'è Mijatović, prova a prendere posizione, spalle a canestro Robinson che poi trova uno scarico illuminante all'indirizzo di Filippo Serra. Due punti anche per Serra, allunga sul più 3 Calasetta 7-4. Filippo Serra che è il terzo miglior marcatore di questo campionato, a quota 19,3 di media. Sono tante e importanti le bocche da fuoco del Calasetta. Oltre a Filippo Serra anche Ray Robinson, 15,4 di media, e poi Predrag Mijatović a 13,1, scusate. Predrag Mijatović, come abbiamo detto fino allo scorso anno, protagonista in Montenegro con la maglia del Ibar Rozaje nel massimo campionato montenegrino. È arrivato un errore proprio di Mijatović, riparte su Stentu con Nicole Lia, lo scarico verso Graviano che però tagliava verso canestro, ne viene fuori comunque il playmaker del Sustentu. Errore da sotto da parte di Edoardo Melis e riparte il Calasetta. Un po' bloccato l'attacco della formazione di coach Marco Sassoro in questo avvio di partita. Attacca il Calasetta, Mauro volevi intervenire. Sì, perché intanto prima mi hai fatto la domanda su Robinson, io solo adesso l'ho visto in maniera un po' più attenta, ho la sensazione che il primo passo di questo giocatore possa creare problemi, perché come hai detto tu, perimetrale sì, ma soprattutto ha una reattività, un primo passo che mi sembra avere qualcosina in più rispetto a Elia che in questo momento lo sta marcando. Giocatore assolutamente interessante Ray Robinson, che ha una storia particolare. Lui è uscito nel 2011 dall'università di Newberry ed ha tentato l'avventura da professionista in Europa. Intanto non possiamo non commentare questa sfuriata al tiro da tre punti di Filippo Serra. Il punteggio in questo momento è di 12-4 in favore del Calasetta. Il Palasport è un'autentica bogia. Timeout chiamato da coach Marco Sassaro con Nicole Lia che ha parole dure nei confronti dei suoi compagni. Sembra quasi che stia tenendo lui assieme a coach Marco Sassaro questo timeout. Addirittura 13-4 il punteggio che viene aggiornato in questo momento. Si accende il tifo della macchia gialla, come abbiamo già definito addirittura i pompon, Mauro. Già ci lamentiamo tanto del tifo cagliaritano, qua saranno poco più di 70-80 supporter del Calasetta, basterebbe solo un pizzico di questa energia a Cagliari che per chissà magari riaccendere la fiammella. Chissà che davvero non possa essere questo uno delle possibili cause del momento di impasse, ovviamente tra le altre, del basket cagliaritano. Timeout in campo, 13-4, inizio bruciante del Calasetta. Il timeout di coach Andrea Masini che dà indicazioni ai suoi. Mijatović, Fontana, vicino a lui c'è anche il suo vice Simone Frisolone, le cui gesta nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato con il Madas Siliqua, la promozione in Serie D della formazione allenata da coach Stefano Frongia, protagonista dunque sia da tecnico che da giocatore sui nostri schermi. Simone Frisolone, rimessa dal fondo per il Sustentu. Alessandro Secchi ha rimesso in direzione di Mauro Graviano che rischia però la palla persa sulla pressione di Aralossi, usa troppo le braccia e va vicino anche al fallo tecnico. Aralossi con un gesto plateale all'indirizzo del signor Farneti di Quartu Sant'Elena. Rimessa in attacco per il Sustentu, Nicole Lia andrà a rimettere. Intanto un pallone e mezzo perso da Sustentu in questa fase iniziale ed è una notizia, perché in genere l'approccio della squadra di Marco Sassaro non è mai stato precisissimo in realtà anche nelle gare casalinghe, però potrebbe far pensare a qualcosa. Pressione difensiva anche direi importante da parte del Calasetta in questo inizio di partita. Le squadre di coach Andrea Masini sono spesso tacciate di essere molto offensive e poco difensive. Fino a questo momento direi che non stiamo avendo indicazioni in questo senso. Tanti tiri da tre punti, ancora Aralossi, non alza la mano il difensore, Aralossi la mette anche stavolta. E anche questo dimostra che l'impatto dal punto di vista mentale del Calasetta è assolutamente positivo. 16-4 il risultato, insomma è una partita decisamente in salita per Sustentu. Inizia a farsi importante il margine, ora segna Graviano che voleva anche un fallo. Rimbalzo del playmaker del Sustentu e canestro da sotto. Intanto coach Marco Sassaro ha già pronto un cambio perché si prepara Mauro Passaretti, presumibilmente andrà a prendere il posto nel ruolo di pivot di Edoardo Melis. Qui bel taglio
da parte di Mijatovic, la difesa del sostento, Mauro, non esattamente irreprensibile in questo caso. Sì, però gran bella giocata di Robinson, che 9 volte su 10 avremmo pensato a una conclusione, a un tiro, invece ha scaricato davvero molto molto bene il compagno. Segna con il fallo Edoardo Melis. In precedenza hai sottolineato giustamente la reattività, la fisicità di Ray Robinson, ma direi giocatore soprattutto intelligente a questo livello, in grado assolutamente di fare la differenza. Sustentu che prova però la reazione con Edoardo Melis, che ha segnato da sotto usando il fisico, canestro del meno 10 su Stentu, 18-8 ora il punteggio, con Edoardo Melis pronto a convertire in lunetta il libero aggiuntivo. Arriva il canestro e arriva anche l'uscita da parte di Edoardo Melis in campo. Primo ingresso in partita per Mauro Passaretti in casacca numero 18, pivot cresciuto nel decimo. Primo ingresso in campo anche per Michele Matteu in casa Calasetta, giovane in maglia numero 12, cresciuto nelle fila della scuola basket Carbonia, settore giovanile di assoluto rilievo nel Sulcis e non solo, quello della scuola basket Carbonia, che ha dato al Calasetta anche un altro giovane tra i più interessanti direi di questo campionato, ovvero Alberto De Liperi. Lo vedremo sicuramente in opera nel corso della partita. Attacca Calasetta ancora con Ray Robinson, che attacca dal palleggio. Secchi stavolta tiene bene lo scivolamento difensivo. Alessandro Secchi richiude il varco, deraglia col pallone in mano Ray Robinson. Buon segnale difensivo da parte del Sustentu. Voleva un fallo Andrea Masini, che si lamenta all'indirizzo del signor Farnetti, che però non fa una piega. Buona scelta difensiva da parte di Secchi, perché ho la sensazione che proprio per il gap che ci può essere dal punto di vista atletico con Robinson, la scelta opportuna in difesa potrebbe proprio essere quella di concedergli un metro in più. Canestro dalla lunga distanza intanto per Nicole Lia. Applaude in tribuna anche Gianmarco Fois. Defezione importante questa per il Sustentu. Gianmarco Fois, tra l'altro, ne abbiamo parlato insomma prima, sarebbe stato il giocatore più adatto per caratteristiche tecniche, ma soprattutto direi fisica, a difendere su Robinson, messo KO da un problema al polpaccio. È in tribuna ad assistere alla prova dei suoi compagni. Qui prende il tiro dalla media Robinson, sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Mijatovic, che converte con altri due punti, facendo esplodere il Palasport di Calasetta. Qui un fischio arbitrale, protesta Nicole Lia. Mauro, forse hai visto meglio di me cosa è successo. No, purtroppo anche io sono caduto nella trappola di concentrarmi sul viso di Graviano, che ho visto sbraitare e lamentarsi. Non so se sì. Cronometro forse. Cronometro, perché non mi è sembrata un'azione da 3 secondi, visto che era assolutamente da pochissimo in aria. Sì, forse il cronometro. Non ha visto scorrere il cronometro Graviano. Intanto è pronto a entrare anche Luigi Cabriolo. Mauro, abbiamo parlato prima insomma di quanto il basket cagliaritano abbia bisogno di questa energia, di questo tifo che stiamo vedendo quest'oggi a Calasetta, ma non si può fare a meno anche dei talenti. Luigi Cabriolo, direi che uno dei migliori visti negli ultimi anni, classe 99, in questo campionato ha già dato importanti saggi di talento. Ma sì, ma alla fine poi i giovani a mio parere ci sono, il problema è che bisogna buttarli in campo dal primissimo minuto, soprattutto in questo momento storico in cui mancano le retrocessioni, spesso e volentieri mancano le promozioni, non perché non si possa salire, ma perché non si può salire per problemi ovviamente di carattere economico. Allora quale occasione migliore, ma anche e soprattutto nel basket femminile, se non far giocare davvero tutti? Problema comune assolutamente questo, sia al basket maschile che a quello femminile. Si può intanto, dopo questa lunghissima fase di pausa, riprendere il gioco. Autorizzato il cambio, esce Pilo ed entra Luigi Cabriolo, dunque alza il suo quintetto in termini di centimetri. Coach Marco Sassaro, la rimessa dal fondo eseguita da Nicola Elia all'indirizzo di Mauro Graviano. 3 minuti e 45 al termine del primo quarto. Qui palla persa da Mauro Graviano, ma recupera Nicola Elia, contropiede 2 contro 1, fa tutto da solo e segna Nicola Elia. Accorge allora sul meno 6 su Stentu, 20 a 14 il punteggio. Chiamato lo schema corna da parte di Fabio Aralossi, che porta il pallone in zona offensiva, lo cede all'indirizzo di Michele Matteu. La palla ora per Predrag Mijatovic, ancora Filippo Serra, 12 secondi per il tiro del Calasetta, mano sinistra, scarico ottimo di Serra, poi stoppato Matteu sotto canestro, parte il contropiede del Sustentu che si affida ancora a Mauro Graviano, cercato ancora Cabriolu e segna Luigi Cabriolu con una partenza un po' sospetta, forse ha fatto sobbalzare qualcuno tra il pubblico qui di casa. Canestro che riporta il Sustentu, zitto zitto Mauro, a meno 4. Giocata da gazzella di Cabriolo, che davvero ha... è sembrato anche a me in effetti un doppio passo non concesso, però davvero un gran canestro, tra l'altro realizzato con una facilità esagerata.
qui fallo a rimbalzo secondo il signor Farnetti. Michele Matteu spinge Luigi Cabriolu e dunque Sustentu che torna in possesso del pallone. Nicola Elia, Mauro Graviano, Luigi Cabriolu, Alessandro Secchi e Mauro Passaretti. Questo è il quintetto di coach Marco Sassaro, Ray Robinson, Fabio Aralossi, Filippo Serra, Michele Matteu e Predrag Mijatovic invece per coach Andrea Masini. Attacca Mauro Graviano, il passaggio in direzione di Cabriolu, la palla sotto per Alessandro Secchi, il ribaltamento di lato per Nicola Elia che si prende il tiro da tre punti, stavolta è sfortunato Elia, ma c'è il rimbalzo di energia da parte di Alessandro Secchi che sta, Mauro, sfruttando molto bene direi il mismatch con Michele Matteu, che è un giovane del Calasetta che paga direi soprattutto qualche centimetro ad Alessandro Secchi. Qualche centimetro in questa occasione, è stato anche un gap caratteriale perché la grinta di Secchi a mio parere ha fatto la differenza in questa giocata, se l'è voluta questa palla e anche con fallo l'ha messa dentro. Sfrutta intanto tutta la sua lunga rotazione coach Marco Sassaro, in campo c'è anche Davide Melis, un po' di riposo per Nicola Elia, 2 minuti e 33 al termine del primo quarto, più 2 Calasetta, 20 a 18 il punteggio. Direttasport.it e sardegnasport.com anche quest'oggi a raccontarvi le emozioni del campionato di Serie C Silver di basket, il massimo torneo di pallacanestro in Sardegna. Sbagliato il libero aggiuntivo da parte di Alessandro Secchi, allunga la difesa intanto Sustentu, altro dettaglio tecnico assolutamente degno di nota, qui Ray Robinson ne viene fuori bene però ha un'idea troppo insomma immaginifica per i compagni. Allora, abbiamo parlato molto bene prima, è giusto criticare adesso, queste giocate sono quelle che poi ti portano a rimanere solo in C-Silver e a non fare la differenza, qua ha voluto fare il play, la guardia, ha voluto fare gioco però decisamente una scelta scorretta. Qui bell'alto basso a cercare Alessandro Secchi e arriva la prima parità della partita, 20 a 20 il punteggio, 2 minuti e 5 al termine del primo quarto qui a Calasetta. In campo c'è la prima in classifica, il Sustentu sesto, e la settima l'Automec Calasetta che ora attacca ancora con Ray Robinson, la palla fuori per Mijatovic, la partenza in palleggio porta lontano dal canestro Passaretti, sbaglia però l'arresto di tiro, rimbalzo ancora importante da parte di Alessandro Secchi, importante quest'oggi il suo contributo in termini di fisicità sotto le planche, attacca ancora la formazione ospite con Alessandro Secchi che si sente caldo, prende la tripla, sbaglia, tap out, rimbalzo di Robinson e contropiede ancora del Calasetta, Aralossi attacca proprio Secchi che prova a tenere lo scivolamento difensivo, c'è il fallo però secondo gli arbitri, fallo di Alessandro Secchi che dovrà contenersi da questo punto di vista, spesso e volentieri ha avuto problemi di falli nel corso di questo campionato. Intanto c'è un nuovo timeout in campo. Mauro, possiamo andare a vedere un pochino quello che è il polso della partita, un inizio bruciante da parte del Calasetta, poi zitto zitto, squadra di grande maturità, Sustentu ha ricucito ed è adesso in parità 20 a 20, un minuto e mezzo al termine del primo quarto. Sì, dopo poco più di 8 minuti la differenza mi sembra che stia anche in quelle che sono le scelte offensive da una parte e dall'altra. Il Calasetta mi sembra avere un po' tutto concentrato su quelle che sono la giornata al tiro, la giornata nelle giocate di Robinson, un po' meno le chance offensive di Mijatovic, l'avete visto al tiro nell'occasione, è sembrato un po' più un tiro della disperazione, cioè senza una scelta. Dall'altra parte c'è la regia di Graviano e poi c'è una panchina oggettivamente un po' più lunga. Time out in corso, l'urlo dei ragazzi di coach Andrea Masini, si dilunga invece e disegna qualcosa sulla sua lavagnetta coach Marco Sassaro. 1 minuto e 32 dicevamo al termine del primo quarto di gioco, si torna sul parquet qui a Calasetta. L'incitamento da parte anche della dirigenza del Sustentu presente quest'oggi in forze a Calasetta, Cesare Orani, dirigente accompagnatore, assieme a lui anche Bruno Villani e Fabrizio Soro che invece gestisce i media della società sestese. Altro cambio per coach Marco Sassaro, è durato pochissimo il riposo di Nicola Elia, assolutamente indispensabile per Sustentu, esce Alessandro Secchi. È rimessa dal fondo intanto per il Calasetta, se ne incarica Filippo Serra, prova a smarcarsi, riceve in questo momento Fabio Aralossi, su di lui la difesa da parte di Mauro Graviano, si va in post dove c'è Mijatovic, tenta l'anticipo Mauro Passaretti, si fa ingolosire dal pallone, arriva puntuale il fischio del signor Farnetti, fallo personale di Mauro Passaretti, il primo della sua partita e altra rimessa dal lato in favore del Calasetta. Mancano 1 minuto e 27 secondi al termine
Nel primo quarto la palla in angolo per Aralossi, gran passaggio dentro per Mijatovic che si fa trovare pronto a convertire il tiro che vale il nuovo vantaggio Calasetta qui al Palasport in località Chamain. 22-20 il punteggio, 1 minuto e 10 la circolazione perimetrale del Sustentu, messo in ritmo Nicola Elia che però sbaglia e non di poco il tiro da tre punti, poi va a cercare il pallone su Predrag Mijatovic. Fallo speso da parte di Nicola Elia che discute con il signor Farneti. Fallo speso è anche il primo della partita per il capitano del Sustentu. Si spiega ora con il signor Manchia di Ozieri. Rimessa in gioco che è stata effettuata da Ray Robinson. Ray Robinson che fa un po' tutto in questa squadra, porta anche il pallone in zona offensiva. Eh già, infatti come ho detto prima mi sembra, ho la sensazione che se si spegne Robinson il Calasetta fatica un po' a trovare le soluzioni. Subito a smentirti Fabio Aralossi, immediatamente dalla bella tripla di Aralossi, 24-20 Calasetta. Ancora quattro lunghezze da inseguire dunque per il Sustentu, con Cabriolu che torna in punta da Graviano, decide di attaccare l'area. Graviano va fuori da Davide Meris, scusate, che trova un grande scarico all'indirizzo di Mauro Passaretti. Ha una giocata di talento puro da parte di Aralossi. Sustentu risponde con una ottima circolazione offensiva. Sì, ottima circolazione offensiva, ottime scelte. A mio parere manca ancora qualcosina in chiave difensiva per la squadra di Sassuolo. Qui fallo speso su Mijatovic. Coach Marco Sassaro si arrabbia con i suoi. Un cambio difensivo probabilmente non arrivato coi tempi giusti provoca questo fallo con Predrag Mijatovic, pronto in lunetta a convertire due liberi. 24-22 più 2 Calasetta, 16 secondi al termine del primo quarto. Partita viva, accesa, assolutamente spettacolare, così come era ampiamente nelle previsioni della vigilia. Segno con il primo libero Predrag Mijatovic, porta a 3 dunque le lunghezze di vantaggio del Calasetta, 25-22 il punteggio. Ancora Predrag Mijatovic in lunetta, pronto con il secondo libero, 2 su 2 per lui, mano molto educata per Mijatovic. Nuovo più 4 Calasetta, 26-22, qui esagera secondo gli arbitri con la pressione Filippo Serra. Fallo fischiato dal signor Farneti di Quartus Sant'Elena, 13 secondi al termine del primo quarto e c'è il bonus con Mauro Graviano in lunetta. Mauro Graviano che non ha avuto un gran rapporto con la lunetta nell'ultimo periodo, costato caro un suo libero sbagliato nella partita contro l'Esperia, libero che sarebbe valso il pareggio alla formazione di coach Marco Sassaro. È arrivata poi in seguito la prima sconfitta stagionale per i Pirati, fino adesso anche unica sconfitta in campionato, 13 vittorie e una sola sconfitta, e questo lo score del Sustentu. Attacca intanto l'ultimo possesso del primo quarto Calasetto, arriva l'errore dalla media distanza e dunque dopo i primi 10 minuti di gioco i padroni di casa dell'Automec Calasetta sono avanti sul Sustentu Sestu con il punteggio di 26-24. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo in diretta tra pochissimo per raccontarvi il secondo tutto pronto per l'inizio del secondo quarto qui a Calasetta. 26-24 il punteggio, più 2 in favore della formazione di casa dopo i primi 10 minuti di gioco. Primo possesso del secondo quarto per Sustentu sul parquet con Nicola Elia, Mauro Graviano, Luigi Cabriolu, Edoardo Melis e Davide Melis. Dall'altra parte Calasetta che va subito a recuperare il pallone con Ray Robinson, fermato dal fallo deciso ma non antisportivo secondo gli arbitri da parte di Mauro Graviano. Dettaglio molto importante, la pressione difensiva di Robinson che è molto lunga e dà molto fastidio a Mauro Graviano in regia. Ed è molto reattivo, anche se va detto che la stessa cosa va fatto Filippo Serra sempre su Graviano nella parte iniziale del match. Non lo vedo concentratissimo Graviano come al solito. Sappiamo che questi sono ragazzi che si dividono tra l'attività lavorativa e quella di gioco, probabilmente. Sappiamo anzi che le settimane di Mauro Graviano non sono mai molto semplici. Qui è arrivata un'altra palla persa con Ray Robinson, molto bravo a intercettare il pallone e poi in seguito a convertire il 2 su 2 dalla lunetta. Allunga ancora la difesa coach Andrea Masini. Davide Meris a gestire il possesso, si appoggia ora in direzione di Nicola Elia, arriva Mauro Graviano, dà un'occhiata dentro, poi si torna da Nicola Elia, fa saltare
Ray Robinson, la palla in angolo per Cabriolu che cercava uno scarico all'indirizzo di Edoardo Melis. Qui si lotta sul pallone vagante, Davide Melis va a caccia della sfera, non riesce a recuperarla, altro prezioso recupero invece per il Calasetta, avanti sempre di 4 lunghezze sul 28-24, 9 minuti e 37 al termine del secondo quarto. La rimessa eseguita da Maurizio Fontana in quintetto in questo momento assieme al già citato Ray Robinson, poi Fabio Aralossi, Predrag Mijatović e Filippo Serra. Attacca ancora Robinson, passano dalle sue mani praticamente tutti i possessi offensivi del Calasetta. Ora Filippo Serra, mano destra, prende la penetrazione, alza la parabola, però è sfortunato, si lotta a rimbalzo, ultimo tocco da parte di Mijatović secondo il signor Manchia di Ozieri, e arriva un altro cambio per coach Marco Sassaro. Dopo la partenza in quintetto è pronto a tornare Mirko Pilo, che prende il posto di Davide Melis. Mirko Pilo, tiratore assolutamente importante a questi livelli, prima stagione al Sustentu per lui, è arrivato in corso d'opera, è andato pian piano a crescere nel rendimento ed è stato grande protagonista con 14 punti nell'ultima sfida del Sustentu che vi abbiamo raccontato, anche questa in diretta streaming, contro l'Elmas, vittoria per i Pirati col punteggio di 84-74. Attacca Pilo, ribaltellato dove c'è Luigi Cabriolu, arresto e tiro difficile per Cabriolu che sbaglia, bel rimbalzo da parte di Mijatović, contropiede di Mijatović, scusate, che si fa tutto il campo ad ampie falcate, arriva però l'errore, tanto abbiamo visto però Mauro quanto non ci siano veri e propri ruoli cristallizzati nel Calasetta. Il 5 si fa tutto il campo e chiude il contropiede, è una cosa assolutamente rara a questi livelli. Sì, un pizzico di run and gun sacchettiano se vogliamo in questa azione, Lungo prende palla, va dentro, si trasforma in un esterno, magari avrebbe potuto scaricare un attimo prima a Robinson che comunque ci ha creduto, è andato a rimbalzo, non è stato fortunatissimo. Robinson trova un altro scarico per Fontana che però sbaglia da sotto, altra grande intuizione del giocatore americano del Calasetta. Qui Filippo Serra va a spendere il fallo per fermare la transizione del Sustentu, fallo commesso su Mauro Graviano, Mauro Graviano che non andrà in lunetto ovviamente a tirare, era solamente il primo fallo di squadra da parte del Calasetta nel corso di questo secondo quarto. Due sono invece quelli commessi dal Sustentu, Sustentu che attacca ora con Nicole Lia, Luigi Cabriolu dà un'occhiata dentro, invitato a palleggiare Luigi Cabriolu, prova a mettere in ritmo Mirko Pilo che mette il tiro da tre punti che permette al Sustentu di guadagnare il primo vantaggio in questa partita, 29-28 il punteggio, sorpasso dunque per i Pirati di Marco Sassaro, la firma è quella di Mirko Pilo, gran tiratore dall'arco, ne abbiamo parlato in precedenza, ma attacca ancora molto bene il Calasetta, qui voleva un fallo Fontana, è già ripartita la transizione del Sustentu ancora con Mirko Pilo, arresto e tiro difficile in precario equilibrio, ma c'è il gran lavoro a rimbalzo da parte di Edoardo Melis che direi, Mauro, dopo un inizio un po' difficile è assolutamente entrato in partita. Sì, è entrato in partita, i centimetri di Edoardo Melis sono necessari come è necessario, peccato, questa transizione che facilmente poteva essere conclusa a canestro. Cabriolu si mette in proprio, sbaglia, rimbalzo di Robinson e poi fallo speso dal giovanissimo classe 99 di coach Marco Sassaro, trattenuta proprio su Ray Robinson. Cambio ancora per coach Marco Sassaro, cambio in regia stavolta, entrerà con il numero 20 Gabriele Calandra e uscirà Mauro Graviano, un po' di riposo per lui, non sempre lucidissimo in questo avvio di partita, si va a prendere un po' di respiro Mauro Graviano, giocatore che può fare, sa fare, ha fatto tantissime volte assolutamente la differenza nel corso di questo campionato, è peraltro il primo marcatore nella speciale classifica del Sustentu, a circa 11 di media se non ricordo male. Qui c'è un nuovo ingresso per il Calasetta con il numero 18, è entrato Alberto Deliperi, giocatore classe 96, anche lui prodotto del florido vivaio della scuola basket Carbonia. L'errore ancora del terzo di fila da parte di Fontana da sotto, circostanza assolutamente non usuale per lui, qui bel giro sul perno da parte di Nicole Lia, gran giocata di classe da parte di Nicole Lia che mette in ritmo per il tiro da sotto Edoardo Melis. Intanto mi sono distratto un attimo, balzo in campo incredibile da parte di coach Marco Sassaro, direi che è entrato in partita anche lui. Nonostante il massimo vantaggio Sustentu, 33-28 più 5 per la prima volta, ricordiamo è stato sotto mi sembra anche di 12 punti nella parte iniziale, poi è stato bravo a ripartire. C'è un bel confronto in regia, l'hai detto prima, l'uscita di Graviano ripropone due playmaker molto simili, anche
dal punto di vista della fisicità, e sono curioso di vedere come andrà a finire. Tanti duelli interessanti in questa partita. Ora vediamo Edoardo Melis in marcatura su Robinson. Intanto primo avvertimento per Marco Sassaro, troppo acceso in panchina. Esuberante per qualche circostanza nel corso di questa partita. Rimessa di Deli Peri, si smarca Ralossi, riceve in questo momento la difesa su di lui da parte di Gabriele Calandra. Bella partenza di Filippo Serra che va dentro, prova il tiro in reverse contro tre avversari. Non ha trovato lo spazio per lo scarico Filippo Serra, la palla fuori, Cabriolu non si prende il tiro. Qui passaggio sotto che riesce ad arrivare in qualche modo nelle mani di Nicolelli, a mani sapienti, perché arriva il nuovo massimo vantaggio su Stentu sul più 7, addirittura 35-28. A vedere i primi 5 minuti di partita, Mauro, non l'avremmo mai detto. Qui passaggio dentro ancora per Fontana, non trova il canestro neanche stavolta, ma c'era stato il fallo. Più 7 Calasetta, ho la sensazione che la carta d'identità decisamente più giovane di Calasetane rispetto ai ragazzi di Marco Sassaro sta iniziando a dare i suoi frutti, in negativo ovviamente per la formazione gialloblu. La scelta adesso di Filippo Serra è più da playground che da campionato. Giocatore che fa dell'uno contro uno la sua dimensione principale. Lo scorso anno a Sora Filippo Serra 13 punti di media, anzi 12 circa di media nel girone laziale, nel Sora appunto avversario in tanti campionati delle formazioni sarde. Nel campionato di Serie C1 quest'anno ha tentato la carta Calasetta Filippo Serra, lo ricordiamo, lo abbiamo detto già in precedenza, terzo miglior marcatore del campionato, giocatore della mano caldissima, mano calda anche per Maurizio Fontana, 2 su 2 permette al Calasetta di ricucire un pochino questo strappo, ora meno 5, 35 a 30, 6 minuti e 3 secondi al termine del secondo quarto. Qui palla persa banale da parte del Sustento e poi una fucilata incredibile per la corsa di Mijatovic, che però non ci poteva arrivare neanche con la moto, come si dice in questi casi. Non si può neanche dire che non si sono capiti, perché la palla era proprio in mezzo tra i due giocatori. A palla persa banale, Calasetta risponde con un'altra persa banale. Ora Calandra prova a gestire per la formazione ospite. Davide Melis la partenza e poi il passaggio in direzione di Mirko Pilo. La partenza e il palleggio insistito da parte di Mirko Pilo. Ora a lavorare molto bene dal palleggio. Gran canestro davvero di Edoardo Melis. Sì, gran canestro di Melis, peraltro molto pulito. Alza leggermente la parabola. Bravo. Di tocco, pulizia nello stile e anche i polpastrelli molto educati da parte di Edoardo Melis nella circostanza precedente. Qui cronometro fermo ancora. Ma sai, Edoardo Melis è uno di quei giocatori che magari non è bellissimo da vedere perché pare un po' lento nei suoi momenti, ma è di una concretezza impressionante, e lo dimostra il minutaggio che gli concede il Sassaro. Tra l'altro giocatore molto simile a un altro del roster di coach Marco Sassaro, Mauro Passaretti, ha una fisicità molto simile, anche caratteristiche tecniche molto simili. Intanto attacca il Calasetta, seguiamo questo possesso offensivo dei ragazzi di coach Andrea Masini, indugia un po' troppo nel palleggio a Ralossi, poi Fontana prova ad andare dentro a sfruttare il mismatch contro Mirko Pilo. Dall'altra parte Davide Melis fuori per Edoardo Melis, messo in ritmo Nicole Lia che però sbaglia, c'è il rimbalzo da parte di Deli Peri, il più piccolino di tutti a rimbalzo, ne è venuto fuori col pallone in mano. Non so se i meriti sono dei Calasetta, bravi a rientrare in maniera molto rapida, o sono più dei meriti di Sustento, che aveva un 3 contro 2 iniziale che ha un po' vanificato. Calandra dal palleggio, si propone Mirko Pilo, non riceve, si mette in proprio Gabriele Calandra, c'è il fallo, fallo speso da Fabio Ralossi che protesta anche in questo caso, proteste veementi anche da parte di coach Andrea Masini, del suo vice Simone Frisolone. Arriverà Mauro anche il richiamo, arriva anche per coach Andrea Masini, che ci ricordiamo in Sardegna nelle vesti di giocatore anche. Eh sì, assolutamente sì, Masini è un'icona, lo è forse di più oggi, più per quanto sta facendo sulle panchine, sulla panchina del Calasetta. Poi c'era stato, io sapevo, anche un avvicinamento, no? Tu mi potrai eventualmente contraddire, con la panchina dell'Olimpia? Sì, la scorsa estate ci fu un dialogo coach Andrea Masini, che poi ha proseguito la sua avventura a Calasetta, secondo anno, e questo era un dato da ricordare, secondo anno sulla panchina del Calasetta per coach Andrea Masini. Rimessa in attacco per il Sustento, Mirko Pilo, la partenza in palleggio, la difesa di Maurizio Fontana, ora Davide Melis all'indirizzo ancora di Mirko Pilo, arresto e tiro come sempre molto pulito e molto morbido per
Mirko Pilo, canestro importante per il Sustentu che torna dunque sul più 7, 39-32. Ora il punteggio, siamo entrati nella seconda metà del secondo quarto, qui Aralossi va dentro anche lui. Dopo il contatto segna, non c'è il fallo secondo il signor Manchia di Ozieri. 4 minuti e 10 ancora da giocare nel corso di questo periodo. La partenza in palleggio da parte di Davide Melis, prova a pescare sotto Edoardo Melis ma capisce tutto la difesa del Sustentu. Qui speso il fallo da parte di Gabriele Calandra, fallo per fermare il contropiede del Calasetta. Calasetta che fa del contropiede appunto una delle sue armi principali. Entra in campo la panchina, non era ancora il momento. Signor Manchia si sbraccia, prima doveva segnalare il fallo, fallo commesso da Calandra. Dicevamo Mauro prima, scelta tattica assolutamente insomma condivisibile da parte del Sustentu, che spende il fallo tattico ogni qualvolta il contropiede parte col suo contropiede, ogni qualvolta il Calasetta parte col suo contropiede velocissimo. Sì, perché i piccoli fanno male, perché se la palla arriva a Robinson è facile trovare poi il sovranumero che porta al canestro. Dunque fa bene Marco Sasso. Abbiamo qualche secondo, allora Roberto, se sei d'accordo, il lungo weekend iniziato venerdì sera di Diretta Sport con Astro Cagliari Elmas, big match della Serie B, vinta poi dalla formazione cepina allenata da Carlo Zedda. Un contenuto molto molto importante per quello che è l'argomento, molto delicato. È stato fatto un convegno organizzato dalla FIDA Sardegna, presieduta da Sergio Lai questa mattina, sul tema delicatissimo dei defibrillatori, la famosa legge che ricordiamo entrerà in vigore tra non più di 5 giorni, il 20 gennaio, e che obbligherà entro breve termine tutte le associazioni sportive dilettantistiche a dotarsi di un defibrillatore portatile. L'intero convegno, tutti i suoi contenuti li troverete in alta definizione su direttasport.it, su sardegnasport.com, entro martedì, con le immagini di Andrea Farris. Tanta responsabilità dei rappresentanti legali delle società, con tantissime incongruenze di carattere normativo. Per gli altri contenuti io direi ci rimandiamo al prossimo tema. Adesso c'è da raccontare questa bellissima Calasetta Sustentu. La marea gialla del Calasetta si fa sentire anche in uscita da questo timeout. Ricordiamo la situazione di punteggio, 39-34 in favore del Sustentu Sestu, quando mancano 4 minuti al termine del secondo quarto. In lunetta Fabio Aralossi, playmaker che ha iniziato la sua carriera nelle fila della Paffoni Omegna, giocatore che è arrivato poi al Calasetta dopo varie esperienze nella penisola, segna il primo libero a sua disposizione. Playmaker classico ma anche con punti nelle mani Fabio Aralossi, qui fa 2 su 2 e permette allora al Calasetta di riportarsi sul meno 3, 39-36. Il punteggio, attacca Mirko Pilo, controllato proprio da Fabio Aralossi, la palla che torna in punta con la regia di Gabriele Calandra. Il palleggio di Calandra si va a mettere un po' nei pasticci, ne viene fuori però Mirko Pilo, altro arresto di tiro direi classico da parte di Mirko Pilo. Qui si lotta a rimbalzo Edoardo Melis che va a contendere questo pallone a Ray Robinson, trova altri 2 punti, 41-36, e ancora Edoardo Melis fattore. Mi passi termine, giocata di Reni in questo caso, il più rapido a scendere e risalire, come ho detto prima, continua a essere Edoardo Melis che nonostante la fisicità più importante là sotto dimostra essere anche il più rapido. Deliperi fa saltare Calandra, arresto e tiro, solo lo spigolo del tabellone per lui, contropiede velocissimo Mirko Pilo, non trova però lo spazio per andare subito al tiro, allora preferisce rallentare un pochino le operazioni. Ancora post basso da parte di Edoardo Melis che lavora molto bene contro Mijatovic, va a prendersi un fallo, davvero on fire come si dice in questi casi. Edoardo Melis ci ha fatto vedere un po' tutto, anche il gioco di Reni in precedenza ci mancava, la partenza in post basso direi che ce l'ha fatta vedere stavolta. Rapido, bravo, bravo in partita, se continua così si merita il nostro MVP, la partita però è ancora davvero molto lunga. Io ho avuto modo di vedere molte partite del Sustentu ovviamente nel corso di questa stagione e questa è la miglior prestazione in assoluto di Edoardo Melis in questo campionato. In lunetta Edoardo Melis segna il primo, 42-36, e allunga ancora la formazione di coach Marco Sassaro. 2 su 2 per Edoardo Melis. Non abbiamo purtroppo a partire da questa stagione le statistiche in tempo reale della Lega Pallacanestro. Sarebbe interessante andare a vedere quella che è la produzione offensiva da parte di Edoardo Melis, direi anche in termini di rimbalzi.
Intanto seguiamo questo attacco del Caraseta con Filippo Serra, la palla per Mijatovic che tenta la partenza in palleggio, finisce per terra, non c'è il fallo secondo gli arbitri. Robinson con una magia mette in ritmo De Liperi che però manda il suo tiro sul primo ferro, ma ancora Mijatovic sfrutta le sue braccia lunghe. Direi che il duello più rilevante della partita a questo punto è quello tra Mijatovic e Edoardo Melis, questa volta accoppiati, qui l'anticipo da parte di Ray Robinson, tutto fare, capisce tutto il giocatore americano. Qui Serra con la tripla troppo corta, ultimo tocco a rimbalzo è di un giocatore del Sustento, rimessa in attacco per il Caraseta, timeout in campo 43-38 più 5 Sustento, timeout chiamato da coach Andrea Masini. Allora abbiamo tempo per rifiatare un pochino, Mauro, e anche per parlare di altre novità legate a Directa Sport. Sì, allora intanto chiudiamo col lungo weekend, come detto, il convegno sul delicato tema dei defibrillatori, e poi domani la Serie 1 femminile di basket con l'ennesimo scontro interno, tre di fila del Cuscagliari. E poi... ancora difficilissimo dire contro Schio, una partita assolutamente forse impossibile per le ragazze di coach Antonello Restio. Di buono c'è che si chiude questo tritico impossibile. Da questo momento, come aveva detto coach Marcello Iba, è finito il tempo degli esperimenti, degli ottimi allenamenti, bisogna giocare adesso per conquistare i due punti e ritornare a vincere per iniziare, così è stato detto, la corsa salvezza. Quasi in contemporanea, anzi in contemporanea, da Olbia il nostro Fabio Frongia racconterà l'Entu Olbia, la più importante realtà del volley femminile, anche qui in diretta streaming su direttasport.it e sardegnasport.com. insomma, domani tutto dedicato allo sport rosa. Appuntamento dunque su directasport.it e sardegnasport.com. Vi abbiamo illustrato insomma quello che è il nostro menu sempre più ricco, la nostra offerta, le partite, gli eventi sportivi delle vostre squadre in diretta streaming su tablet, PC, smartphone, tutti i dispositivi mobili. Ultimi 2 minuti e 15 secondi del secondo quarto, qui a Caraseta attacca De Liperi con la mano sinistra, ferma il palleggio, serve il taglio di Fontana ma capisce tutto Alessandro Secchi che nel frattempo è tornato sul parquet. Qui il prodigioso recupero difensivo di Robinson induce all'errore Nicolelia, però arriva, pulisce tutto e segna Alessandro Secchi. Avrei scommesso sul canestro di Elia per la capacità di proteggere col fisico, non ha deciso di giocare sulla velocità, ovviamente la prestanza fisico-atletica di Robinson aveva un qualcosina in più e davvero solo per un pizzico di sfortuna non ha trovato il canestro. Bravo Secchi però. Bravo Secchi, dicevamo, a seguire l'azione e a correggere a canestro, canestro che vale il più 7 per Sustento, 45-38 era il punteggio. L'errore, il rimbalzo, ancora un errore però per Edoardo Melis, recupera ora Maurizio Fontana, il capitano del Caraseta, a servire De Liperi, mette in ritmo Filippo Serra, il pallone sul secondo ferro ma c'è un altro rimbalzo da parte di Mijatovic che però sbaglia da sotto, recupero di Robinson, altro errore, tap out di Edoardo Melis, arresto e tiro vincente stavolta di Alberto De Liperi, fischio del signor Manchia di Ozieri. C'è un fallo, canestro buono l'indicazione dell'arbitro e poi il fallo a rimbalzo, fallo forse da parte di Mijatovic dopo il tiro di De Liperi, Mijatovic che ha spinto dopo il rimbalzo. Un minuto e 7 secondi al termine del secondo periodo, 45-40 più 5 Sustento il punteggio. Ora Mauro Graviano si prende la penetrazione e segna, ancora il playmaker del Sustento ristabilendo le 7 lunghezze di vantaggio in favore dei pirati di coach Marco Sassaro. L'attacco di De Liperi, ora Mijatovic esce dai blocchi, Ray Robinson sfida Alessandro Secchi, si mette in proprio, prende la tripla però la sbaglia, contropiede del Sustento ora con Mirko Pilo, la partenza, il crossover di Mirko Pilo, serve poi Nicole Elia, grande azione offensiva qui da parte del Sustento con il canestro da sotto di Nicole Elia a regalare il nuovo massimo vantaggio della partita alla formazione ospite, più 9 ora sul 49-40, 23 secondi al termine del primo tempo. Il possesso di Filippo Serra, braccio esterno non falloso secondo gli arbitri, l'airball poi da parte di Serra, non arriva nessun fischio arbitrale né a punire l'attacco né tantomeno a punire la difesa. Ultimi 6 secondi, ora 5 per l'attacco di Mauro Graviano, palla dentro per Melis, capisce tutto però molto bravo Maurizio Fontana che poi tenta la preghiera che non viene accolta. Allora il secondo quarto finisce così, finisce con il Sustento
Sestu avanti sull'Automec Calasetta con il punteggio di 49-40, partita dai ritmi alti, assolutamente godibile e spettacolare. Noi ci prendiamo 10 minuti di pausa e vi diamo appuntamento a tra poco, dunque, nuovamente in diretta su directasport.it, sardegnasport.com, per raccontarvi il secondo tempo di Sustentu Sestu Automec Calasetta, quinta giornata di ritorno del campionato di serie C Silver di basket. Diretta da Calasetta, è iniziato il terzo quarto di Automec Calasetta Sustentu Sestu, quinta giornata di ritorno del campionato di serie C Silver di basket. Alberto Deliperi, Filippo Serra, Maurizio Fontana, Ray Robinson e Fabio Ralossi in campo per la formazione di casa. Subito a segno il capitano Maurizio Fontana. Dall'altra parte per il Sustentu ci sono Mauro Graviano, Alessandro Secchi, Mirko Pilo, Edoardo Melis e Nicole Elia. Ricezione in post proprio per il capitano ora del Sustentu, il tiro morbido ma sbagliato, lotta e strappa via un altro importantissimo rimbalzo, Edoardo Melis. Ora Graviano ancora a gestire, qui usa troppo le braccia secondo il signor Manchia di Ozieri. Nicola Elia nel tentativo di prendere in posizione, di prendere posizione in post basso contro Maurizio Fontana, fallo in attacco dunque di Nicola Elia, che poi va a spiegarsi contro gli arbitri. 49-42 il punteggio in favore del Sustentu, più 7 dunque per la formazione di coach Marco Sassoli. Intanto la partenza di Robinson, il tiro da 3 di Aralossi che però è sbagliato, rimbalzo di energia da parte di Alessandro Secchi e poi il possesso congelato da Nicola Elia, palla in mezzo alle gambe per Elia accoppiato con Deliperi, il tentativo di raddoppio da parte di Robinson, ora il tiro da 3 preso da Secchi, rimbalzo lungo controllato da Deliperi a tutta velocità, contropiede 2 contro 1 chiuso molto bene da Maurizio Fontana. Calasetta accorcia ancora, 49-44 ora il punteggio. Torna in partita anche il pubblico di casa, ora il pallone per Mirko Pilo, l'arresto e la palla fuori ancora per Secchi, il ribaltamento di lato in direzione di Nicola Elia, si prende la tripla senza ritmo, la sbaglia e non di poco, ancora Deliperi si arresta nella zona della lunetta, poi porge un assist che Aralossi non sfrutta, finiscono a terra Deliperi e Graviano, il fallo secondo gli arbitri è stato commesso dal playmaker del Sustentu, fallo dunque di Mauro Graviano su Alberto Deliperi. Positivo quest'oggi, così come era già stato nella gara di andata giocata al Palavellano di Sestu, secondo fallo della partita, fallo anzi commesso da Deliperi su Graviano, avevo visto male in precedenza la segnalazione arbitrale, secondo fallo dunque di Alberto Deliperi che ora torna a difendere su Mauro Graviano, palla in mezzo alle gambe per il playmaker del Sustentu, la partenza, il giro sul perno, Mauro Graviano che attacca forte la difesa di Deliperi sfruttando soprattutto il fisico, va a segno con il fallo, dunque potenziale gioco da 3 punti per il playmaker classe 1989 di casa Sustentu, 51-44 ora il punteggio. Sustentu che si riporta sul più 7 qui al Palasport di Calasetta, libero aggiuntivo a segno per Mauro Graviano che realizza e ora riceve le indicazioni difensive da parte di coach Marco Sassaro, a gestire il possesso in attacco c'è Fabio Aralossi, prende la linea di fondo, bello lo scarico per Fontana che però non riesce a concludere, Serra fa saltare Pilo, poi il tiro di Serra con il fallo da parte di Mirko Pilo, gran giocata
davvero da parte di Filippo Serra, che fa saltare il suo avversario, si prende il tiro, tiene il contatto, mantiene anche l'equilibrio. Giocata di assoluto valore qui da parte di Filippo Serra, che avrà anche il libero aggiuntivo per rispondere a quella che era stata la giocata in precedenza di Mauro Graviano. Libero aggiuntivo dunque per Filippo Serra, lo scorso anno lo abbiamo detto a Sora nel campionato di Serie C, libero aggiuntivo realizzato per la guardia di Anagni. E allora nuovo meno 5 Calasetta sul 47-52. Nicola Eliani in attacco si propone e riceve in questo momento Alessandro Secchi. Ora Mirko Pilo, post basso ancora giocato da Edoardo Meris, che scarica per Elia, poi si torna dentro da Graviano che attacca di riperi, tiro in allontanamento morbidissimo a segno, sale in cattedra anche Mauro Graviano che attacca Alberto De Riperi, mismatch da sfruttare assolutamente per Sustentu, differenza enorme di chili tra Alberto De Riperi, che pure si sta ben comportando in questa partita, e Mauro Graviano. Lo ha portato vicino al canestro ancora Mauro Graviano, andando a realizzare qui spazio per la tripla di Ray Robinson, che accorcia e non perdona Calasetta dalla lunga distanza, stavolta con Ray Robinson che regala il meno 4, 54-50 il punteggio, 7 minuti al termine del terzo quarto. Edoardo Meris in punta a servire Nicola Elia, poi la palla sotto per Alessandro Secchi, nuovamente fuori da Mirko Pilo, tripla cortissima, lotta a rimbalzo, Alessandro Secchi non riesce però a mantenere il pallone in campo, arringa il pubblico di casa, Maurizio Fontana il capitano a caricare i suoi, meno 4 Calasetta, 54-50 come abbiamo detto il punteggio, 6 minuti e 40 al termine del terzo quarto, con Alberto De Riperi a palleggiare contro la difesa di Nicola Elia. Ora Filippo Serra, la partenza in palleggio da parte di Maurizio Fontana, la palla fuori ancora per Robinson che stavolta però sbaglia, rimbalzo controllato da Nicola Elia e poi la partenza in palleggio da parte di Mauro Graviano, mano sinistra, lo slalom di Graviano che prova lo scarico all'ultimo minuto per Alessandro Secchi e poi contropiede fulminante del Calasetta, che torna dunque sul meno 2, 54-52, 6 minuti e spiccioli da giocare nel corso del terzo quarto. Sale la temperatura qui a Calasetta, Mirko Pilo, il palleggio insistito di Pilo che poi va ancora in post, gran giro sul perno di Melis che ha avuto anche una buona idea con lo scarico in direzione di Secchi, Secchi che però non è riuscito a ricevere, poi il fallo speso da Mirko Pilo, fallo che non è antisportivo, così come chiedeva la panchina, o meglio chiedeva il pubblico di casa. Trattenuta chiamata a Mirko Pilo, timeout in campo, meno 2 Calasetta, 54-52 il punteggio, 5 minuti e 54 secondi. Directasport.it, sardegnasport.com in diretta dal Palasport in località Campo Sciamaina a Calasetta, quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. E fammi dire anche Roberto, Directasport.it e sardegnasport.com in sardex.net. Entriamo nel circuito regionale, nel circuito parallelo di crediti, allora a tutte le aziende che sono nel circuito Sardex c'è anche la possibilità di poter raccontare le gesta dello sport dilettantistico sardo, ma non solo, l'abbiamo detto, domani diretta streaming di Massimo Rastelli prima di Crotone Cagliari, anche in Sardex. Come funziona il circuito Sardex per chi non lo sapesse? È un circuito parallelo, una invenzione di alcuni giovani ragazzi di Serramana, oggi un colosso, davvero oltre 3.000 aziende a livello regionale. Niente, è un mercato parallelo, la possibilità di effettuare scambi tra partita IVE tra tutte le aziende in Sardex, si chiama permuta multilaterale perché offrendo i propri servizi si percepiscono dei crediti e poi questi stessi crediti possono essere spesi all'interno del circuito. Torniamo a parlare di basket, Mauro, perché stanno rientrando in campo le due squadre, Calasetta e Sustentu, stanno dando vita a una partita assolutamente bella fino a questo momento, 5 minuti e 50 al termine del terzo quarto, davanti c'è Sustentu ma di sole due lunghezze, 54-52 il punteggio, De Riperi che deraglia col pallone in mano, recupera Alessandro Secchi e poi perfeziona Nicola Elia. Ora Mauro Graviano che attacca Fontana, lo scarico fuori per Mirko Pilo che vuole però rallentare le operazioni, 16 secondi per l'attacco del Sustentu con Alessandro Secchi che si mette in proprio, va a sfidare la difesa del Calasetta, sotto canestro c'è il fallo da parte di Maurizio Fontana, fallo fischiato dal signor Farneti di Quartus Antelena, la trattenuta
da parte del giocatore in maglia numero 5 giallo-blu e provvede coach Andrea Masini a un cambio con la canotta numero 16. Fa il suo primo ingresso in questa partita Mattia Angius con appunto la maglia numero 16, giovane classe 1997. Tanto due liberi per Alessandro Secchi, quello commesso in precedenza era il terzo fallo di squadra da parte del Calasetta, tre sono i falli di squadra anche del Sustentu. Primo libero sbagliato, secondo assegno invece per Alessandro Secchi, giocatore classe 1988, sassarese, ex Dinamo Sassari, così come ex Dinamo Sassari anche Mirko Pilo, anche lui classe 88. Peraltro per il Sustentu Sustentu che ha provveduto a un cambio, staffetta ancora sotto le plance tra Edoardo Melis e Mauro Passaretti. Ora il pallone per Fabio Aralossi, va a cercare la sfera Mauro Graviano, molto forte, devia il pallone e c'è un fallo tecnico sanzionato alla panchina, se non ho visto male la segnalazione del signor Manchia. Fallo tecnico alla panchina probabilmente del Sustentu, qualche attimo di incertezza ed è probabilmente questa la chiamata arbitrale. Vedremo come verrà amministrato questo fischio arbitrale. C'è Nicoleli in lunetta, allora il fallo tecnico è stato evidentemente combinato al Calasetta, la panchina del Calasetta, sono portato a pensare. A questo punto Nicoleli converte con grande freddezza il libero, portando nuovamente a 4 le lunghezze di vantaggio del Sustentu Sestu, 56 a 52 il punteggio e possesso aggiuntivo dunque per la formazione di coach Marco Sassaro. Sugli sviluppi di questo fallo tecnico, lo ricordiamo, concesso a, o meglio sanzionato alla panchina del Calasetta, qui rischia l'infrazione di passi Alessandro Secchi, non arriva il fischio arbitrale, arriva invece la palla persa, Aralossi a tutta velocità dall'altra parte del campo, va dentro a sfidare la difesa, la stoppata di Nicole Elia e poi Mirko Pino che perfeziona il recupero. Ci stava forse uno scarico in precedenza da parte di Aralossi. Sì, torno ancora più indietro perché a mio parere provo a continuare a dare quei palloni filtranti dentro l'area con un Robinson così reattivo, così pronto, è un rischio. Fa bene il Sustentu invece a giocare di circolazione, soprattutto sul perimetro, e a provare forse anche un po' di più il tiro dall'arco, no? Cosa dici? Sono assolutamente d'accordo, va detto però che le percentuali fino a questo momento dall'arco non hanno sempre premiato la formazione di coach Marco Sassaro, che ora recupera un buon rimbalzo con Mauro Passaretti e poi Nicole Elia a gestire con calma in zona offensiva. Vuole un pochino abbassare i ritmi su Sustentu Sestu, è uno dei temi di questa partita se vogliamo, il run and gun di coach Andrea Masini, dall'altra parte la difesa di Marco Sassaro. È arrivato un altro errore per il Sustentu, Calasetta è già dall'altra parte con Filippo Serra, un passaggio che Maurizio Fontana non riesce ad addomesticare. Calasetta sotto di 6 se vuole azzannare la partita, questi palloni persi insomma sarebbero da evitare, Mauro. Sarebbero da evitare da una parte e dall'altra, anche in questo caso Graviano non ha creduto di poter provare la tripla, ha preferito l'arresto e la finta. Vediamo qua adesso questa bella giocata in sincarta, alto basso da manuale, sì, però si incarta poi con la palla, un nuovo recupero, nuovo possesso Calasetta. E a rimettere sarà Maurizio Fontana, dunque capitano della formazione tabarchina, in attacco, discute con il signor Farnetti, proprio Maurizio Fontana, i due sorridono, mentre Fabio Aralossi gestisce il possesso, la palla fuori per Angius, ora Serra, l'uscita forte di Mirko Pilo che va a commettere fallo secondo il signor Farnetti. Mauro, cosa ne pensi? Un pochettino esagerata questa scelta, non mi è sembrato un antisportivo. Anche perché non era tra i più accesi in questo momento. Mirko Pilo è uscito sì in ritardo, ha agganciato il braccio e comunque prontamente coach Sassaro lo riporta in panca. E c'è nuovamente sul parquet invece Luigi Cabriolu con la canotta numero 24, possesso per il Calasetta, possesso offensivo con rimessa laterale Filippo Serra, Ray Robinson, Maurizio Fontana, Fabio Aralossi e Mattia Angius in campo per coach Andrea Masini. Qui recupero da parte di Mauro Graviano e poi fallo antisportivo commesso da Fabio Aralossi, andava in contropiede in campo aperto probabilmente Mauro Graviano, e allora il signor Farnetti si è attenuto al regolamento che prevede in questi casi il fallo antisportivo automatico. Guarda, io avevo intenzione di lasciare a te il commento di questo,
c'è da vedere, magari lo andremo a rivedere, lo rivedremo sicuramente su directasport.it, su sardegnasport.com. insomma, va valutato se veramente Mauro Graviano era in campo aperto e se veramente Ralossi era l'ultimo difensore. In presa diretta sinceramente mi è sembrato di sì. Andrea Masini probabilmente è di tutt'altro avviso, infatti va a discutere peraltro in maniera molto pacata con il signor Farnetti, che si è preso la paternità di questa decisione, decisione importante perché può indirizzare la partita con le più 6 su Stentu a 3 minuti e 42 al termine del terzo quarto. Mauro Graviano in lunetta, l'atmosfera, Mauro, è sempre rimasta alta però, nonostante l'atmosfera, l'entusiasmo del pubblico è sempre rimasto alto nonostante ora Calasetta stia inseguendo nel punteggio. Sta inseguendo, ma è pienamente in partita. Io torno un po' sugli arbitri, questa puntigliosità me la ritengo forse un po' troppo anticipata rispetto all'evolversi della gara. C'è ancora un intero quarto da giocare, gli animi dei giocatori non sono ancora accesi, ci sono 3 falli antisportivi nell'arco di 5-6 minuti, mi sembra un po' troppo presto. Quello arbitrale è stato il tema della settimana, abbiamo visto la presa di posizione pubblica da parte del Sinnai, che nel corso della partita contro l'Olimpia Cagliari ha visto espulsi nel primo tempo sia Enrico Piras che Jaime Cocco, ha tenuto a banco nel corso della settimana sui social network, che sono la nuova piazza insomma sulla quale si scambiano le idee anche ovviamente a livello cestistico. Ha tenuto a banco appunto questa questione, arbitri quest'oggi osservati speciali. Direi che comunque la coppia composta da Farnetti e Manchia, al di là di qualche sbavatura fino a questo momento, si sia ben comportata. Seguiamo l'attacco del Sustentu, qui le sportellate di Passaretti e poi da dietro Robinson, solo palla secondo gli arbitri. Mi sembra strano, solo palla, perché l'ho visto molto fuori equilibrio, mi è sembrata una vera ammazzata col braccio, decisione strana, secondo me qua era fallo. Sustentu comunque in attacco ora con Mauro Graviano, riceve Nicola Elia, lasciato solo allo spazio per la tripla e la manda a segno. Nicola Elia che non va mai lasciato solo fuori dall'arco, qui un altro fischio arbitrale, stavolta Passaretti che ha toccato il pallone. Dicevamo di Nicola Elia, Mauro, due parole le possiamo spendere su questo campione? Sì, una tripla, davvero una tripla importante, Sustentu più 11, non bisogna lasciare libero Nicola Elia perché la scelta offensiva da parte del numero 5 del Sustentu è sempre quella giusta. 63-52, dunque più 11 su Stentu, come hai ricordato in precedenza, 3 minuti e 10 al termine del terzo quarto. Qui esce dai blocchi Serra e manda a segno la tripla. Parlavamo di grandi tiratori, allora Filippo Serra si è subito segnalato, grande uscita dai blocchi, qui si è messo in ritmo, ha aggiustato i piedi e ha mandato a segno la conclusione da 3 punti, che regala ancora ossigeno al Calasetta. Qui altra palla persa da Secchi e poi finisce a terra Passaretti, ma il fallo è stato commesso proprio da lui secondo gli arbitri, fallo del numero 18, pivot di casa Sustentu, e Calasetta in attacco, quinto fallo di squadra da parte della formazione ospite. Dunque ci sono liberi per Maurizio Fontana, che in precedenza è andato a subire il fallo da parte di Mauro Passaretti. Segna con mano educata il primo libero Maurizio Fontana, 63-56 il punteggio ora. Directasport.it, sardegnasport.com in diretta dal Palasport di Calasetta, 2 su 2 per Maurizio Fontana, più 6 ora Sustentu, palla in mano, 63-57 il punteggio, con Secchi che si addormenta col pallone in mano, riesce però a recuperarlo, qui punita la generosità difensiva da parte di Maurizio Fontana, fallo personale ancora da parte del capitano del Calasetta, il primo fallo della sua partita e quinto fallo di squadra anche da parte del Calasetta. Dunque liberi per Alessandro Secchi, protagonista di un inizio di partita assolutamente di livello, qualche difficoltà in più nel corso della seconda fase. Qui sbaglia dalla lunetta il primo libero a sua disposizione, i fischi del pubblico di Calasetta, 1 su 2 per Alessandro Secchi, 64-57, dunque più 7 in favore della compagine allenata da coach Marco Sassaro. Ancora Andrews, tanti minuti in campo per lui, messo in ritmo Serra che segna ancora da 2 punti, anzi da 3, concesso il canestro secondo gli arbitri. Mauro, c'era un'infrazione secondo te in precedenza sull'arresto di Filippo Serra? No, mi è sembrata assolutamente corretta, se non sbaglio è la seconda tripla di Serra. Sì, seconda tripla consecutiva da parte di Filippo Serra.
molto bravo in uscita dai blocchi, l'abbiamo visto in precedenza, a regolare il suo arresto in entrambe le circostanze. Meno 6 però per Calaseta, perché dall'altra parte Sustento ha risposto. 1 minuto e 59 al termine del terzo quarto, altro fischio del signor Manchia di Ossieri e altro cambio per coach Marco Sassaro. Davide Melis entra ed esce, Luigi Cabriolu non ancora entrato particolarmente in questa partita, non è riuscito a mettersi in ritmo il giovanissimo di casa Sustento, che va a dare la mano anche al general manager Marco Secci. Altro timeout in campo, ricordiamo il punteggio, più 6 Sustento, 66 a 60, 1 minuto e 59 al termine del terzo quarto e noi ci andiamo a prendere una piccolissima pausa. Si torna in campo a Calaseta, viaggio in lunetta per Fabio Aralossi, cronometro fermo. Allora l'occasione propizia anche per ringraziare le oltre 50 persone che sono collegate in questo momento su YouTube a seguire questo incontro, ma le oltre 300 che invece la stanno seguendo direttamente su directasport.it e su sardegnasport.com. Partita assolutamente di cartello per il campionato di Serie C Silver, stiamo avendo ovviamente ottimi riscontri in termini di ascolti. Intanto seguiamo l'attacco del Sustento, qui palla persa con Passaretti che va a rovinare su Aralossi, non c'è fallo secondo gli arbitri, finisce a terra Aralossi, ancora clima di sportività in campo, c'era stato il fallo invece in precedenza e dunque Sustento ancora in attacco con la rimessa di Nicola Elia. Riepiloghiamo i quintetti: Nicola Elia appunto assieme a Davide Melis, Mauro Passaretti, Alessandro Secchi e Mauro Graviano per Sustento, mentre c'è il signor Farnetti che si spiega con gli ufficiali di campo. Un abbraccio tra i due tecnici, coach Andrea Masini e Marco Sassaro, che il nostro cameraman Andrea Farris va prontamente a immortalare. Dicevamo in quintetto per il Calaseta Mattia Angius, ora Filippo Serra, Maurizio Fontana, Fabio Aralossi e Ray Robinson. Discussione ora tra il signor Farnetti e i due tecnici, la situazione sembra essere in controllo. Adesso rimessa in attacco per Sustento, in vantaggio di 4 lunghezze, 66 a 62, 1 minuto e 42 al termine del terzo quarto. Graviano con il fisico segna, finisce per terra, non c'è fallo secondo gli arbitri, ma riesce comunque ad andare a segno Mauro Graviano, che voleva, lamentava meglio, una spinta ai suoi danni. Ora sono nuovamente 6 le lunghezze di vantaggio per il Sustento, cercato sotto canestro Ray Robinson, palla vagante preda di Mauro Passaretti e parte in slalom Mauro Graviano, che va a sfondare secondo gli arbitri, sfondamento preso con grande furbizia direi Mauro da parte di Fabio Aralossi in questa circostanza. Sì, Graviano voleva provare a lanciare il contropiede, a mio parere è stato un po' troppo, intanto non è decisamente d'accordo con l'arbitro, dicevo è stato un po' troppo affrettato nella scelta, io avrei rallentato anche perché il momento è tutto di marca Sustento con la capolista che è avanti di 6 lunghezze, quindi insomma una scelta strana questa di Graviano. Rimessa in attacco per il Calaseta, Marco Sassaro a colloquio con il signor Giuseppe Manchia di Ozieri, i due si spiegano con toni assolutamente pacati, ora il colloquio anche tra i due arbitri. Sì, comunque facciamolo un plauso ai due direttori di gara che se non altro sono molto molto comunicativi con i due allenatori, non sembrano permalosi, anzi sempre pronti a spiegare il perché del fischio. Gli errori ci stanno sempre, siamo assolutamente pronti ad accettarli qualora arrivino in buona fede, ovviamente non abbiamo motivo di dubitarne. Il tema però è quello della comunicazione che molte volte manca tra arbitri e giocatori. Signori Farnetti e Manchia, direi al di là delle singole scelte, anche questo sfondamento, insomma, stanno dando un esempio di comunicazione, un esempio positivo che anche magari qualche altro loro collega dovrebbe seguire nel campionato di Serie C Silver e non solo, magari anche a livelli più alti. Qui la finta di Serra, si sente caldo, prende la tripla, la sbaglia, sale altissimo per il rimbalzo Edoardo Melis, possesso Sustento con Mauro Graviano a gestire le operazioni, ora Davide Melis il blocco, si apre poi Alessandro Secchi, vuole ricevere Nicola Elia, su di lui c'è la buona pressione però da parte di Angius, deve fare qualcosa, deve inventarsi meglio qualcosa Alessandro Secchi, però sbaglia il canestro, ma c'è ancora
impagabile il lavoro al rimbalzo di uno a caso, Edoardo Melis. Al momento giusto, nel posto giusto, il numero 16 di Sustentius, senza grandi giochi di gambe, ancora una volta sale per primo e trova il canestro. Risponde dall'altra parte Maurizio Fontana, capitano del Calasetta, nuovo meno 6 per la formazione di casa, 64 a 70, 28 secondi al termine del terzo quarto. Alessandro Secchi tenta l'anticipo, Serra, ma Secchi va dentro in slalom, lo scarico fuori per Nicola Elia da 3, Nicola Elia sbaglia, rimbalzo di Aralossi e il contropiede velocissimo con Angius, che però si dimentica il pallone, non riesce a sfruttare questa ghiottissima occasione. Qui Graviano ignora il taglio da parte di Davide Melis, vuole lavorare col cronometro, scelta saggia da parte del playmaker del Sustentu. Qui Nicola Elia con un po' di anticipo, secondo me, prende il tiro, rimbalzo di Alessandro Secchi che non riesce a concludere, finisce anche il terzo quarto, più 6 Sustentu, il punteggio è di 70 a 64. Noi ci andiamo a prendere un'altra piccola pausa in vista del rush finale di questa sfida. È iniziato l'ultimo quarto di gioco qui a Calasetta, Sustentu Sestu e Automec Calasetta, il punteggio vede avanti la formazione ospite sul 70 a 64. Qui l'errore dalla lunga distanza da parte di Alessandro Secchi, rimbalzo di Graviano che va a lavorare dal post contro Robinson, la palla fuori per Alessandro Secchi contro due avversari, Secchi gira sul perno, preferisce tornare fuori da Graviano, attacca il canestro Graviano, il tiro in corsa è sbagliato, si lotta ancora a rimbalzo, ultimo tocco da parte di Alessandro Secchi e Calasetta che potrà tornare in zona offensiva. Calasetta sul parquet con Fabio Aralossi, Filippo Serra, Maurizio Fontana, Ray Robinson e Mattia Angius. Sustentu invece con Mauro Graviano, Davide Melis, Alessandro Secchi, Nicola Elia e Edoardo Melis. Qui l'ultimo tocco è stato della difesa del Sustentu, Maurizio Fontana andrà a incaricarsi della rimessa in campo, torna sul parquet Mirko Pilo, esce Nicola Elia che va a prendersi qualche minuto di respiro in attesa della volata finale di questa partita. Nicola Elia, giocatore più esperto di casa Sustentu, è assolutamente ancora decisivo nonostante gli anni che passano. Qui il palleggio di Filippo Serra, l'arresto, lo scarico molto bello all'indirizzo di Robinson che però non trova l'equilibrio per concludere a canestro, il contropiede di Melis che va dentro, lo scarico per Edoardo Melis, non riesce ad arpionare la sfera Edoardo Melis, dall'altra parte già ripartito il Calasetta con Filippo Serra e il Calasetta non perdona dalla lunga distanza, ancora con Filippo Serra ad accorciare sul meno 3, 70 a 67. L'attacco del Sustentu che ora si affida ad Alessandro Secchi, la palla per Davide Melis che non prende il tiro, lavora contro Fontana, l'errore, poi il rimbalzo di Robinson. Attenzione perché il Calasetta è in attacco per il possibile pareggio, arriva il meno 1, il contropiede chiuso da Ray Robinson. Un pizzico di stanchezza per i lunghi di Sustentu che adesso hanno decisamente lasciato stare il doppio rimbalzo che avevano sia Melis che Secchi. Lo stesso Secchi poteva, aveva un tiro libero dal gomito, ha deciso invece di scaricare sul più piccolo. Time out Sustentu, io spero a questo punto chiamato dal coach Sassar perché il momento è caldo. Si protesta per un tocco, voleva la rimessa in proprio favore Sustentu, non è stata questa la scelta da parte del signor Farneti, si alza la temperatura del tifo qui a Calasetta, la macchia gialla su cui va a indugiare il nostro cameraman Andrea Farris, cambio con Nicola Elia che è pronto a tornare sul parquet, uscirà presumibilmente Davide Melis che però deve difendere anche questo possesso, il gioco è fermo, malinteso tra gli arbitri con il signor Manchia che aveva fatto riprendere il gioco. Simone Farneti che invece era a colloquio con coach Marco Sassaro, le proteste dall'altra parte di Andrea Masini, predica calma Nicola Elia che scalpita, vuole invece tornare sul parquet. 8 minuti e 17 al termine della sfida, punteggio assolutamente in bilico, più 1 Sustentu, 70 a 69. Ora Fabio Aralossi dal palleggio, la difesa di Mauro Graviano su di lui, ancora Aralossi, l'hesitation e poi l'arresto e tiro da parte di Aralossi, sbaglia e non di poco il playmaker ex Omegna. Qui si lotta a rimbalzo, chiamata la palla contesa, la freccia che premia il Calasetta, molto bravo anche qui il giovanissimo Angius ad andare a contendere questo pallone alla difesa del Sustentu. Altro possesso per la formazione di casa, entra finalmente Nicola Elia, esce Davide Melis,
provvede a un cambio anche Andrea Masini, è pronto a tornare sul parquet Alberto Deliperi, uscirà invece Filippo Serra. 8 minuti e spiccioli al termine del match, le indicazioni in panchina da parte di coach Marco Sassaro, va a incaricarsi della rimessa invece Filippo Serra, il gioco di blocchi a smarcare Maurizio Fontana, l'anticipo però di Edoardo Melis, allora riceve Alberto Deliperi dal palleggio, mano sinistra Deliperi fuori per Angius, il dialogo tra i due giovanissimi, quel tiro allo scadere dei 24 preso da Robinson, strappa via il rimbalzo Edoardo Melis e poi la palla per Mauro Graviano, ha spazio per il tiro Mirko Pilo che però preferisce andare da Secchi, bel passaggio di tocco di Nicole Lia per Graviano che va dentro usando il fisico, sfida tutta la difesa del Calasetta e ne guadagna un fallo che lo porterà in lunetta per due liberi. A questo punto Mauro Farris, direi che anche i tiri a cronometro fermo diventano fondamentali. Diventano fondamentali e in questo Graviano è maestro, come hai detto tu, gli ultimi due errori sono stati fatti nella gara dell'Esperia, ecco come detto. Eccomi qua, non portare benissimo al numero 4 del sostento. E allora lo dico, questo va dentro, mi assumo tutta la responsabilità, mamma mia, tutta la vita. Segna il secondo libero Mauro Graviano, più 2 su Stentu, 71-69. Filippo Serra ora in possesso della sfera, il blocco di Robinson, ora Deliperi che pensa per un attimo al tiro su di lui, c'è la difesa proprio di Mauro Graviano, ora la partenza, lo scarico di Fontana messo in ritmo Angius che però sbaglia la conclusione dalla lunga distanza, è già ripartito Mirko Pilo che prova ad attaccare il canestro, mano destra, non usa la sinistra, infatti arriva l'errore da parte del giocatore sassarese, si discute per l'ultimo tocco a rimbalzo, Fontana dice di non aver toccato, parla animatamente con Edoardo Melis, esce intanto Angius applaudito dal pubblico di Calasetta, buona la sua apparizione in questa partita, torna sul parquet intanto Fabio Aralossi, la discussione intanto sul possesso è terminata e Nicole Lia che si incarica della rimessa, dunque secondo gli arbitri l'ultimo tocco è stato di Maurizio Fontana, ora Mauro Graviano, l'uscita di Nicole Lia e poi il servizio per Edoardo Melis che però non riesce a ricevere la palla, ora per Filippo Serra che prende la linea di fondo, lo scarico per Robinson che però si divora il canestro del possibile pareggio a quota 71, rimane sul meno 2 Calasetta, 6 minuti e 50 al termine di questa avvincente sfida, Mauro Graviano dal palleggio, gran scarico sotto per Edoardo Melis, che giocata qui da parte di Mauro Graviano, più 4 su Stentu, ora 73-69 il punteggio, mentre gestisce il pallone Fabio Aralossi, il blocco di Ray Robinson che poi rolla dentro ma non viene servito, la palla all'indirizzo di Filippo Serra, 9 secondi per il tiro del Calasetta, Deliperi deve prendersi la responsabilità, fa saltare lì e va a segno, gran canestro da parte di Alberto Deliperi, è il giovane scuola basket Carbonia, ci mette lo zampino, riporta Calasetta sul meno 1, 73-72, ora Alessandro Secchi lo vuole imitare, la sua tripla però è cortissima, rimbalzo di Fontana e Calasetta in attacco per il possibile sorpasso, ancora Deliperi che ci ha preso gusto, stavolta va a subire il fallo da parte di Nicola Elia e questa la chiamata arbitrale, anzi probabilmente il fallo è stato commesso da Edoardo Melis. Fatto sa che Calasetta è pronta in zona d'attacco, 6 minuti e 3 secondi al termine del match, Maurizio Fontana in attacco, la palla fuori per Filippo Serra, il palleggio di Filippo Serra che poi va a sfondare in maniera evidente direi su Mirko Pilo, perde un po' il controllo del corpo qui Serra con esperienza e va sottolineato Mirko Pilo, andato bene a prendere posizione sulla partenza in palleggio di Filippo Serra che non protesta all'indirizzo degli arbitri, è conscio di aver commesso fallo in attacco nell'ultima circostanza, 5 minuti e 56 al termine della partita, partita avvincente è ancora tutta da vivere su directasport.it, su sardegnasport.com, 73-72 il punteggio, più uno per i pirati di coach Marco Sassaro che guidano la classifica del campionato di Serie C Silver con 13 vittorie e una sola sconfitta, quella partita nel turno dell'Epifania contro l'Esperia Cagliari, Esperia Cagliari impegnata quest'oggi in un'altra sfida di cartello contro l'Olimpia, sempre
di Cagliari. 7 vittorie, 6 sconfitte, 14 punti in classifica, 7° posto dunque per l'Automec Calasetta, che si sta giocando assolutamente alla pari però questa partita contro la prima della classe. Filippo Serra va dentro, lo scarico per Fontana, stoppato però da Secchi, stoppata fallosa secondo gli arbitri, chiamato un po' al limite. Mauro, tu come l'hai vista? Ma difficile da leggere, non siamo nella posizione migliore, a me non è sembrato fallo, però chissà, magari insieme alla palla anche un po' di braccio del giocatore. Ritorno su Robinson che con la sua capigliatura la ti ricorderai Dennis Rodman? Sì, molto anni 90 direi. Esatto, continua a essere lestissimo, braccia lunghissime. Anche in questa occasione sembrava non riuscire, dopo aver spizzato il pallone, a conquistare la sfera prima che uscisse dal rettangolo di Giorgio. Invece bravo, bravo Ray Robinson, nativo di Jacksonville in Florida, uscito nel 2011 come abbiamo detto dalla Università di Newberry, poi è venuto praticamente subito in Italia per cercare di fare il professionista, si è allenato a più riprese con alcune squadre di Lega 2 tra cui Pistoia e Veroli, non è mai riuscito però a strappare un contratto in Lega 2, ora ha tentato l'avventura Calasetta, avventura Calasetta che sta pagando i dividendi per lui, tra i migliori di questo campionato in termini di produzione offensiva, giocatore che fa sia dell'atletismo che dell'intelligenza cestistica direi i suoi punti di forza meglio. Qui è arrivato un fallo da parte della difesa su Fabio Aralussi, ancora una volta Aralussi che va a ricevere le indicazioni di coach Andrea Masini. Parlando di confronti, in questo caso ad esempio tra Secchi e Robinson, letture diverse in chiave difensiva, Secchi ha deciso di giocare d'anticipo, forse è la scelta migliore, dall'altra parte invece Robinson poco prima si è fatto battere in anticipo da Edoardo Melis che ha trovato il canestro. Qui duello tra Secchi e Robinson che si è riproposto, ha cercato un passaggio all'indirizzo del giocatore americano contro la difesa proprio di Alessandro Secchi, non è riuscito a ricevere Robinson, è Sustentu che torna in zona offensiva sul più 2, 75-73, sporcata la traiettoria di passaggio e Sustentu ancora in attacco con 15 secondi per trovare un tiro, 4-48 invece ancora sul cronometro della partita. Nicole Lì ha servito Mauro Graviano, il blocco da parte di Edoardo Melis e poi Mirko Pilo che prova il tiro in arcobaleno, altro rimbalzo offensivo da parte di un impagabile Edoardo Melis. Mirko Pilo all'indirizzo di Nicole Elia, spalle a canestro, Nicole Elia gli strappa via il pallone a Ralossi e riparte un altro contropiede da parte del Sustentu, canestro con fallo di Filippo Serra e Calasetta che potrà andare in lunetta con il libero del possibile sorpasso sul 76-75. In precedenza Mauro, un pallone che non ti aspetteresti che venga perso insomma in circostanze normali da parte di un giocatore come Nicole Elia. Sì, un pallone perso un po' troppo alla leggera, molto bravo però in questo caso il numero 14 del Calasetta. Ritengo ci si, in effetti c'era anche il fallo di Secchi e Calasetta dopo tantissimo tempo rischia adesso con questo viaggio in lunetta di trovare addirittura il vantaggio. Partita che è andata molto a strappi, più 12 Calasetta all'inizio, il ritorno del Sustentu che ha ripreso il Calasetta, non solo, è andata in vantaggio anche di 9 lunghezze, ora il Calasetta nuovamente sotto, parità quota 75, Filippo Serra che sbaglia però il libero del possibile vantaggio, errore sanguinoso da parte della guardia di Anagni e Mauro Graviano che si mette in proprio, sbaglia Alessandro Secchi col fallo probabilmente da parte di Robinson non sanzionato da parte degli arbitri, contatto davvero al limite sotto canestro, non c'è stato contatto falloso da parte di Robinson secondo gli arbitri, attacca Calasetta Fabio Aralossi, ora Filippo Serra cerca il pallone, Edoardo Melis, stavolta arriva il fischio che fa infuriare la panchina del Sustentu. Io qua mi sento di rimangiare tutto quello che di buono ho detto per la coppia arbitrale nella parte iniziale, davvero due non fischi clamorosi sotto i tabelloni, forse a dirla tutta sul primo si poteva anche soprassedere, ma davvero sul secondo, su Secchi davvero poteva essere solo e soltanto fallo a mio parere. In lunetta c'è Filippo Serra, situazione ancora in parità, ma Serra
può regalare, e lo fa in questa circostanza, il nuovo vantaggio Calasetta sul 76-75. 3 minuti e 56 ancora da vivere in questa sfida, più 2 per Calasetta ora con il 2-2 realizzato da Filippo Serra, 77-75. Mauro Graviano porta il pallone in zona offensiva, chiama lo schema, serve poi Mirko Pilo, l'uscita dai blocchi da parte della guardia sassarese, ancora Alessandro Secchi e ora Nicola Elia, la palla in punta per Alessandro Secchi, giro sul perno, deraglia però col pallone in mano Alessandro Secchi, Maurizio Fontana 3 contro 1, cerca il pallone Nicola Elia, ma segna Maurizio Fontana e più 4 Calasetta ora 79-75 il punteggio. Probabilmente arriverà presto un time out di coach Marco Sassar. Ma sì, a questo punto però mi sento anche di fare decisamente i complimenti a questo Calasetta che ha avuto il merito di crederci sino alla fine, di non mollare mai, di stare in partita e addirittura adesso di approfittare di un totale momento di sbandamento, di sostento. Intanto chiedo ad Andrea Farris di andare a prendere immediatamente le immagini in panchina sul time out di Marco Sassolo, perché c'è un incandescente Mauro Graviano particolarmente nervoso oggi, lo vedete con le immagini di Andrea Farris in diretta streaming su direttasport.it. ritorno sulla partita, complimenti al Calasetta, però davvero un sostento in bambola. Altra rubata, altro canestro in contropiede e Calasetta che scappa sul più 6, 81-75. Mauro Graviano perde la testa in panchina. Ora coach Marco Sassolo prova a riportare un po' di calma, mentre la marea gialla, come l'abbiamo soprannominata quest'oggi, prende nuovo vigore. Più 6 Calasetta, abbiamo detto. Momento di bambola totale per il sustento quando mancano 3 minuti e 14 secondi al termine di questa sfida. La prima in classifica, il sustento sesto, deve inseguire 6 punti alla settima in classifica, ovvero l'Automec Calasetta. Direttasport.it, sardegnasport.com, anche quest'oggi a offrirvi le emozioni del campionato di Serie C Silver. Filippo Serra con grande killer instinct a questo punto della partita ha regalato questa fuga alla formazione tabarchina e ora vedremo quella che sarà la reazione da parte del sustento. Mauro Graviano intanto è nuovamente in campo, ha forse un po' sbollito dopo la rabbia precedente e dunque curiosità, Mauro, per vedere la reazione ora dei pirati. Mauro Graviano dal palleggio va a cercare subito Edoardo Melis, arriva il raddoppio di Aralossi, la palla fuori da Nicola Elia che fa saltare Deliperi, si prende la tripla e la manda a segno da campione, fuori classe davvero Nicola Elia, meno 3 sustento, 81-78, di mezza le distanze la formazione di coach Marco Sassaro, canestro di grande importanza da parte di Nicola Elia, ora si lotta a rimbalzo e fallo su Ray Robinson, un'autentica tonnara, mani dappertutto, Ray Robinson ne viene fuori con astuzia, ancora una volta la sua presenza sotto i tabelloni è stata premiata. Era fallo, era assolutamente fallo, però due pesi e due misure, dall'altra parte una giocata molto simile su Secchi prima, probabilmente anche la giocata che sta un po' segnando nella testa le difficoltà di questo sustento che da quei due non fischi ha iniziato a barcollare. Difficoltà intanto in lunetta per Ray Robinson che sbaglia il primo libero. 2.39 al termine della sfida, più 3 Calasetta che diventa più 4 ora con il libero realizzato dal giocatore nativo di Jacksonville, più 4 dunque, 82-78, Mauro Graviano in zona offensiva, ora Mirko Pilo, il blocco di Nicola Elia, Pilo accoppiato con Deliperi, ora Mauro Graviano, qui tenta l'anticipo Robinson e c'è il fallo in attacco, se non ho visto male, da parte del sustento, forse commesso da Edoardo Melis, ed è proprio questa la chiamata arbitrale, quinto fallo di Edoardo Melis che esce dalla partita, fischio assolutamente decisivo a questo punto, esce Melis, torna sul parquet Alessandro Secchi, come ti senti di commentare questo fischio del signor Manchia di Ozieri? Le mie attenzioni erano visivamente tutte su Robinson e dunque non ho visto quello che è successo qualche metro più alla sinistra del giocatore americano. Certo è che tutti sono rimasti abbastanza straniti davanti a questo questo fischio. Sustento non deve mollare perché sono convinto che una ripresa adesso della partita potrebbe essere davvero decisiva. Come al contrario crollare mentalmente in questo momento può essere molto molto pericoloso.
2 minuti e 10 secondi al termine della partita, 2 minuti e 10 sono tantissimi in una partita di pallacanestro. Qui lanciato per terra Mauro Graffiano che andava in penetrazione, arriva il fischio arbitrale e c'è tutta la panchina del Sustentu in piedi con il signor. 6 secondi di cronometro mangiati al tavolo. Marco Sasser si è alzato subito. Sono curioso di vedere quale sarà la scelta di direttore di gara in questo caso. Da quest'anno nel campionato di Serie C Silver non viene più inviato un cronometrista dalla federazione e dunque incombenza della squadra di casa, in questo caso una piccola distrazione da parte del signor Mario Fontana del Calasetta. 82 a 78 il punteggio, dunque più 4 in favore della formazione di casa, 2 minuti al termine della partita, 5 falli di squadra per Sustentu già spesi, 2 invece soltanto da parte del Calasetta. Mauro Graviano andrà in lunetta dopo il fallo subito in precedenza, era andato dentro in penetrazione con coraggio, qui il signor Farneti fatica a tenere a bada la panchina del Sustentu, anche Marco Secci e Cesare Orani un po' arrabbiati, direi, per usare un eufemismo abbastanza gentile, e in questo momento Cesare Orani, persona più pacata probabilmente io conosca in assoluto, per aver perso la pazienza, ci deve essere stato un motivo valido. Pochi fronte di Roberto, 6 secondi nel basket, Dinamo insegna, sono una vita, 2 triple, i 6 punti che sono addirittura più di quelli che separano le due formazioni. Io adesso mi auguro che la scelta dei direttori di gara sia quella di recuperare questi 6 preziosi secondi, perché non mancano 2 minuti ma mancano 2 minuti e 6 secondi regolamentare alla fine di questo match. 2 su 2 intanto importante dalla lunetta di Mauro Graviano, quando conta il playmaker del Sustentu la mette ancora, si alza la panchina molto bene perché sono stati recuperati i 6 secondi, dunque tutto nuovamente regolamentato. Bravissimo Deliperi, intanto trova il corridoio e segna Alberto Deliperi. Altro fischio degli arbitri. Mauro, aiutami un po' a leggere la situazione perché sto perdendo un attimino il controllo della situazione. Intanto il canestro realizzato da Deliperi è valido? Non ti posso aiutare, il canestro realizzato da Deliperi è valido? Sì, aggiornato. Ho capito, momento. Sostanzialmente c'è stato un errore ancora una volta al tavolo, non più però il signor Mario Fontana al cronometro, perché i punti sono stati messi all'altra squadra in questo caso, quindi tutto da rifare, ma semplicemente riportando in ordine i punti corretti alle due squadre. E allora facciamo ordine, più 4 Calasetta, 84 a 80 il punteggio, 1 minuto e 49 secondi al termine di questa partita, circa, aggiungiamo, perché si è persa qualche secondo probabilmente per strada nel corso di questo ultimo quarto. Luigi Cabriolo in campo assieme a Mauro Graviano, Mirko Pilo, Nicole Elia e Alessandro Secchi per Sustentu, Filippo Serra, Alberto Deliperi, Ray Robinson, Maurizio Fontana e Fabio Aralossi per il Calasetta. Mauro Graviano va ancora dentro, lo scarico per Cabriolo che rifiuta il tiro, doveva prendere questo tiro invece il giovanissimo di Cala Sustentu, ha recuperato però Filippo Serra, ora Fabio Aralossi dal palleggio. Calasetta con un pallone pesantissimo, ora il blocco di Fontana che va a commettere una fesseria clamorosa, questo è fallo in attacco tutta la vita, una spinta insensata a mio modo di vedere su Graviano, e se era fallo in attacco in precedenza da parte di Edoardo Melis, direi che qui non ci sono dubbi. Con un possesso fondamentale Calasetta, Maurizio Fontana è andato a spendere questo fallo in attacco, direi che il blocco irregolare ci sta tutto. Sì, mi è sembrato trascinare Graviano più che spingerlo, proprio davanti tra l'altro agli occhi del direttore di gara. E comunque 84-80, adesso è Sustentu che non può sbagliare, lo fa con un bel canestro di Secchi, 8-4, 8-2, 1 minuto e 15, inizia una nuova partita. Quasi un supplementare adesso a Calasetta, l'attacco di Fabio Aralossi. Più 2 per la formazione di casa, 1 minuto e 5 secondi al termine, qui c'è invece il fallo della difesa da parte di Alessandro Secchi, fallo su Fabio Aralossi. E liberi dunque per il playmaker del Calasetta, 1 minuto e 4 dicevamo al termine. Intanto arriva anche il quinto fallo.
quinto fallo commesso da Alessandro Secchi, che deve dunque uscire. Torna sul parquet Mauro Passaretti. Fabio Aralossi in lunetta, più 2 Calasetta, 1 minuto e 4 secondi al termine. Altra defezione importante, le proteste di Alessandro Secchi, non era convinto del fischio arbitrale in precedenza. Aralossi contro i fischi della fazione nutrita di pubblico arrivata da Sesto, segna il primo libero e ristabilisce a 3 le lunghezze di vantaggio per il Calasetta. Ancora Aralossi con il secondo libero, stavolta sbaglia, rimbalzo di Nicola Elia, un minuto e spiccioli, ancora da giocare qui a Calasetta, partita davvero bellissima. Nicola Elia ha servito Mirko Pilo, il palleggio di Mirko Pilo, l'uscita ancora di Nicola Elia, difesa forte di Robinson, qualche problema per Sustentu, il tiro affrettato da parte di Nicola Elia, qui gestisce molto molto male questo possesso d'attacco il Sustentu. Non vorrei sbagliare, ma forse Nicola Elia era convinto che stesse scadendo il cronometro dei 24. Calasetta che torna avanti dunque con 3 lunghezze di vantaggio, tenta di intercettare il pallone Mauro Graviano, ora Fabio Aralossi che vuole lavorare col cronometro, Mirko Pilo cerca il pallone, non lo trova. Ora Filippo Serra contro la pressione di Graviano, ora Mirko Pilo ancora a difendere su Filippo Serra, lo scarico di Serra per Deliperi messo in ritmo da 3, il rimbalzo di Robinson dopo l'errore, scade il cronometro dei 24, aveva anche calpestato la linea di fondo Ray Robinson e dunque Sustentu che torna in possesso del pallone. 85 a 82 e il punteggio meno 3. Mauro Farri, se tu fossi il tecnico del Sustentu adesso, quale scelta, per quale scelta opteresti? Un tiro da 3 rapido? Ma insomma, considerando che ci sono 3 punti di lunghezza, rischiare di giocarsi la tripla alla fine può certamente essere pericoloso. Io forse opterei per una scelta immediata, non così scellerata, non così scellerata come quella di Elia di poco tempo fa, però certamente forse proverei a trovare la scelta offensiva immediata. Secondi al termine di questa sfida con Nicola Elia, eseguire la rimessa a meno 3 Sustentu sull'85 a 82, il passaggio consegnato per Mauro Graviano, il palleggio in mezzo alle gambe per Graviano e poi Nicola Elia e la tripla di Elia, il pareggio del Sustentu a 85, 14 secondi al termine. Filippo Serra vuole lavorare col cronometro, la difesa di Pilo, ancora Serra, mano sinistra, si prende la tripla, la sbaglia Robinson, anche lui sbaglia, ancora Robinson, un altro errore, si finisce fuori con Davide Melis che rischia la vita sulla porta del Calasetta. Cosa si è mangiato Ray Robinson? Cosa si è mangiato Robinson? Davvero bellissima, bellissima partita. Iniziamo. Il signor Manchia di Ozieri intanto decide che è finita qui, quindi si va all'overtime, 85 pari. Allora iniziamo con i complimenti. Elia ci smentisce e mette una seconda tripla importantissima dopo quella del terzo quarto, che è proprio il momento in cui sul tento sembrava perdere la bussola, aveva dimezzato, ricorderai, quello svantaggio di 6 punti, e adesso con una tripla senza neanche... Che giocatore Nicola Elia. Trova il pareggio, però davvero cosa ha sbagliato Robinson? In più di una circostanza Calasetta che aveva gestito bene, direi, questo ultimo possesso con 14 secondi sul cronometro, due errori davvero molto sanguinosi da parte del giocatore americano, probabilmente abbiamo troppo incensato nel corso di questa telecronaca. Dunque, come detto, si va all'overtime, direi degno finale di una partita bella ed equilibrata, 85 a 85 e 5 minuti supplementari. Io direi, Mauro, che siamo abbastanza contenti di questo overtime perché ci stiamo divertendo.
Sì, ci stiamo divertendo tanto, onestamente ti dico che un po', perché l'abbiamo seguita tutta la stagione, ci sentiamo forse, anche se giornalisticamente non dovrebbe essere corretto, un po' legati all'ambizioso progetto Sustento, come tu tante volte hai detto anche in termini di comunicazione, le dirette streaming. Stiamo seguendo i ragazzi di Coach Sassaro dall'inizio dell'anno, però va detto, l'ambiente che abbiamo trovato a Calasetta è un ambiente altrettanto caldo, molto ben organizzato e carico di passione, quindi è davvero uscito fuori un mix perfetto per una gara in cui davvero alla fine vinca il migliore. E non ultimo direi, tante individualità, tanti giocatori davvero interessanti. Sarebbe facile dire Robinson, anche se ha sbagliato due canestri importanti, ma Filippo Serra, giocatore sprecato, mia valutazione personale, nel campionato di Serie C Silver. Alberto Deliperi, giocatore di sistema, piccolo dal punto di vista fisico, però ha giocato da leone anche quest'oggi, così come era stato all'andata. Fabio Aralossi, playmaker tra i migliori del campionato di Serie C Silver. Non è un caso se non hai citato, in effetti non viene anche a me spontaneo farlo, l'altro straniero del Calasetta, Mijatovic, che è stato un po' nell'ombra, se sei d'accordo, in tutti questi 40 minuti. Si aspetterebbe indubbiamente di più da un giocatore con un curriculum come il suo, arrivato a chiudere il roster del Calasetta. Calasetta che era alla ricerca di un 5, voleva un 5, coach Andrea Masini. È arrivata una guardia di 2 metri, però, che dunque per il campionato di Serie C Silver in Sardegna diventa buono nello spot di 5. Nel roster del Calasetta inizio stagione c'era anche un altro giocatore, c'era Daniele Righetti, giocatore di oltre 2 metri e 5, che adesso milita nella Sulci Spes di Sant'Antioco, dunque è rimasto su questa isola, però ha cambiato città, si è trasferito a Sant'Antioco. Roster del Calasetta, dunque Daniele Righetti, pivot marchigiano. Si torna a giocare qui a Calasetta, Nicola Elia, Mauro Graviano, Mirko Pilo, Mauro Passaretti e Davide Melis per il Sustento. Dall'altra parte Filippo Serra, Maurizio Fontana, Alberto Deliperi, Ray Robinson e Fabio Aralossi. Nicola Elia cerca Mauro Passaretti, prova il tiro in avvicinamento a canestro, ultimo tocco a rimbalzo da parte di Maurizio Fontana. Dunque nuovo possesso offensivo da parte del Sustento. Le proteste di Maurizio Fontana che va a spiegarsi con Nicola Elia. 85 pari, ancora non c'è stato nessun canestro dall'inizio di questo overtime. Nicola Elia fuori da Mauro Passaretti, il passaggio per Mauro Graviano, l'uscita dei blocchi di Elia che mette i piedi a posto. Elia da 3, ancora lui, Nicola Elia, più 3 Sustento. Cosa possiamo dire ancora? Prima la tripla del pareggio, ora la tripla fredda del primo vantaggio, una mazzata per il Calasetta che non riesce a rispondere altrettanto. Adesso Robinson aveva la palla per poter dimostrare di farsi perdonare, di potersi far perdonare, invece decide sì per uno scarico intelligente, ma a mio parere meglio puntare al canestro. Intanto è arrivata l'infrazione di passi e dunque palla persa dal Calasetta col capitano Maurizio Fontana, che ha mosso i piedi prima di mettere palla per terra, e Sustento che torna in possesso del pallone con Mauro Graviano che chiama lo schema. 4 minuti e 10 al termine di questo overtime, coach Andrea Masini termina addirittura in campo nel tentativo di dare indicazioni sui giocatori. Sale Passaretti per il blocco, pick and roll giocato molto bene con Nicola Elia, ma capisce tutto, ancora un bravissimo Deliperi e poi Robinson per Serra, la partenza bruciante di Serra, lo scarico per Fontana che però sbaglia da sotto, voleva il fallo Fontana, non premiato dal fischio arbitrale. Intanto Sustento è di nuovo in zona d'attacco, arriva al piccolo trotto anche Nicola Elia, ancora Deliperi, ancora un anticipo davvero monumentale Deliperi, 2 palle recuperate per il Calasetta, lavoro difensivo encomiabile per il numero 18 gialloblu. Sì, rivolgendo il nastro, peccato perché non era forse Fontana l'uomo giusto per essere il protagonista di quel taglio, arriva un pochettino tardi, la palla non si arrampica sul canestro, però davvero Deliperi strepitoso che concede nuova vita al Calasetta. A segno col primo libero Fabio Aralossi, meno 2 Calasetta, 86 a 88, ancora Aralossi in lunetta, meno 1 ora, 87 a 88, ancora tutto da decidere questo big match della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver. Lo scarico di Melis per Passaretti che però si divora il canestro da sotto. Allora Calasetta che torna in attacco
con il possesso del possibile sorpasso battezzato De Liperi, che va dentro, lo scarico per Robinson, che però non si era avveduto dell'intenzione del compagno. Qui mi sento di, insomma, di sottolineare l'errore di Robinson. Questo era uno scarico che ci stava assolutamente. Bravo a dare assist, molto meno a ricevere. Mi sembra sia il terzo o quarto pallone che si mangia, un po' poco reattivo, poco pronto dal punto di vista mentale. Peccato, perché era una facile, è una palla facile solo da appoggiare a tabella. E viene fuori senza danni comunque il Calasetta, perché Davide Melis non riesce a controllare il pallone sulla virata, e coach Marco Sassaro decide di dare nuovamente fiducia a Luigi Cabriolu. Esce proprio Davide Melis, autore della palla persa in precedenza. Luigi Cabriolu, giocatore di assoluto talento, quest'oggi un po' in ombra, ma c'è ancora tempo per incidere in questa partita, tutta da vivere. Ancora Robinson, stavolta dall'angolo, sbaglia Ray Robinson con spazio, bel rimbalzo da parte di Luigi Cabriolu, che ci mette il fisico, ci mette l'atletismo, cosa che ha peraltro nelle sue corde. Il pallone per Mauro Graviano, sale Mauro Passaretti per il blocco, la palla per Nicola Elia, dà un'occhiata dentro Nicola Elia, c'è Cabriolu con chilometri di spazio, si mette in proprio Nicola Elia, stavolta forse esagera un pochino, si finisce a terra, pallone vagante, preda di Mauro Graviano. 8 secondi per il tiro del sustento, arresto e tiro ravvicinato di Graviano, errore anche di Passaretti, la palla nelle mani di Graviano, e poi Ray Robinson va di non per il sottile ancora a spendere il fallo su Graviano. Quanto sono importanti le mani durissime, rocciose di Graviano, in questo caso sotto i vetri, era un pallone vagante, tante maglie gialle, le sue mani più rapide ad afferrare la sfera, e poi un fallo assolutamente chiarissimo. E dunque Mauro Graviano in lunetta, sustento avanti di un punto, però ancora tanto tanto da giocare, 2 minuti e 20. E ancora liberi di Graviano, fondamentali a questo punto della partita, passeggia nervosamente il playmaker del sustento. Questa pausa per asciugare il parquet sicuramente non lo aiuta, perché aumentano i pensieri, aumenta la pressione, ma Mauro Graviano, giocatore anche lui di categoria superiore, assolutamente abituato a queste situazioni, per cui nulla di strano per lui. Riepiloghiamo la situazione, più uno sustento, 88-87, 2 minuti e 20 al termine di questo overtime, dopo che il tempo regolamentare si era esaurito sulla situazione di 85 pari. Mauro Graviano in lunetta segna il primo libero, e dunque più 2 sustento ora, 89-87, applaude coach Andrea Masini in panchina, passeggia nervosamente invece il collega Marco Sassaro. 2 su 2 importantissimo per Mauro Graviano, più 3 allora per la formazione sestese, 90-87, partita dal punteggio altissimo qui a Calasetta. De Liperi serve Fontana, il passaggio consegnato ancora per De Liperi, la partenza di De Liperi che va dentro con coraggio, sbaglia, e ancora Robinson che si divora un canestro in tap-in che poteva essere fondamentale, la partenza di Passaretti, anche lui sbaglia. Tanti errori da una parte e dall'altra, direi sempre sanguinoso. Non capisco la fretta di Passaretti in questo caso, Robinson si è mangiato un ulteriore pallone facile, c'era solo da giocare al limite del 24 per far scorrere un quarto di questi 2 minuti finali, strano. Meno 3 Calasetta, 90-87, 1 minuto e 59 al termine di questo overtime. Fabio Arossi a gestire questo possesso offensivo per la compagine tabarchina, si appoggia all'indirizzo di Alberto De Liperi, e poi l'uscita dai blocchi ancora di Filippo Serra, scusate, in mezzo alle gambe Filippo Serra, palleggio insistito, forse anche troppo per lui, 7 secondi, si mette in proprio, sbaglia, sale altissimo, prende l'ascensore Robinson, ma strappa via il pallone quel vecchio lupo di mare che Nicola Elia. Altro possesso per il sustento, Mauro Graviano sulla pressione di Filippo Serra, la pressione di Serra che va a cercare il pallone, ne viene fuori Graviano, lo scarico per Cabriolu, il palleggio di Cabriolu che non si fila mai troppo nel suo tiro da fuori, il tiro di Graviano sbagliato, però il rimbalzo di Passaretti che finisce a terra, Cabriolu fuori per Elia, spazio per Pilò, e lavora giustamente col cronometro ora su Stentu, Elia da 3 e ci mette il punto esclamativo, più 6 su Stentu, timeout Masini, 93-87, tutti in campo dalla panchina del sustento ad applaudire Nicola Elia, che giocatore, ma lo abbiamo detto e ripetuto, non sappiamo più cosa dire. Mauro, trova tu qualcosa di nuovo. Insomma, quando si dice una sentenza,
bravo a rallentare, a leggere il cronometro in questa fase in cui forse la tripla immediata poteva essere la scelta di 99 atleti su 100, lui rallenta, scarica verso Pilo, riceve nuovamente palla, piedi a terra, peraltro non da 6,25 ma ancora più lontano, e trova un gran canestro. Time out Masini, 1 minuto e 8 secondi al termine dell'overtime, è su Stentu che scappa via sul più 6, prova la fuga, stavolta decisiva, la compagine di coach Marco Sassoli. Intanto dobbiamo sottolineare in precedenza un episodio di sportività, Filippo Serra a terra con i crampi e Mirko Pilo che si è perso mezzo time out del suo allenatore per andare a soccorrerlo, giocatore, ragazzo assolutamente generoso Mirko Pilo, una volta di più lo ha dimostrato. Terminato il timeout, intanto chiamato da coach Andrea Masini, si torna a giocare. Maurizio Fontana, Fabio Aralossi, Ray Robinson, Alberto Deliperi e Filippo Serra per il Carasetta. Mirko Pilo, Nicole Lia, Mauro Graviano, Luigi Cabriolu e Mauro Passaretti invece per il Sustentu. Sessu si riprenderà con una rimessa in zona offensiva per la compagine tabarchina che andrà a rimettere proprio con Filippo Serra, che ha servito già Fabio Aralossi. Fabio Aralossi che chiama lo schema, su di lui la difesa di Mauro Graviano, l'uscita dei blocchi di Deliperi, difende Nicole Lia, ora Filippo Serra accoppiato con Mirko Pilo, il palleggio di Mirko Pilo, palla fuori per Fontana, bella la partenza di Fontana, intercettato però lo scarico ancora da parte di Nicole Lia che sale in cattedra anche nella metà campo difensiva, spazio per Luigi Cabriolu qui scaraventato via da parte del ritorno di Filippo Serra che voleva assolutamente fermare il cronometro nel più breve tempo possibile, è chiamato in lunetta Luigi Cabriolu a un'altra prova di maturità per sigillare il risultato, direi a questo punto. Il Carasetta non ci crede più, questa è la mia sensazione, una prestazione come quella del Sustentu se non ti uccide ti fortifica direbbe qualcuno, perché davvero sembrerebbe essere, se così si dovessero concludere i giochi, anche se attenderei almeno quest'ultima giocata. 1-2 per Cabriolu e poi Aralossi che sbaglia, si lotta a rimbalzo, ancora Cabriolu con carattere, con voglia, con atletismo. Importanti anche questi segnali, ci sono le giornate in cui il canestro non arriva, la partita fatica ad arrivare, però questi sono comunque segnali importanti, va ad aggredire il rimbalzo Luigi Cabriolu che si guadagna un altro viaggio in lunetta. 94-87, più 7 su Stentu, torna in campo Angius, esce Deliperi, giovane ragazzo prodotto del vivaio della scuola basket Carbonia, davvero bravissimo anche quest'oggi, complimenti vivissimi per lui. Sbagliato il primo e anche il secondo da Cabriolu, Passaretti non riesce a recuperare il rimbalzo, 30 secondi al termine con Robinson che gioca il tutto per tutto, va dentro e segna con la mano destra, 28 secondi al termine, Nicole Lia fuori da Cabriolu, lavora col cronometro, ora Mirko Pilo arriva, non arriva, anzi il fallo da parte della difesa del Carasetta e palla persa da Pilo, ultimo tocco è stato della guardia sassarese secondo gli arbitri, dunque Carasetta che torna in attacco sul meno 5, partita che non è ancora finita, mancano 20 secondi al termine, 94-89 il punteggio in favore del Sustentu e coach Marco Sassaro vuole parlare un pochino con i suoi ragazzi. 94-89 più 5 su Stentu, 20 secondi da giocare, attacca la formazione di casa con Fabio Aralossi che ha bisogno di un tiro veloce, si appoggia da Filippo Serra che segna da tre, canestro incredibile di Filippo Serra, meno 3 ora, 94-91, anzi non mi tornavano i conti, infatti viene aggiustato ora il punteggio sul tabellone, 94-92, cosa ha segnato davvero Filippo Serra, canestro impossibile da tre punti e meno 2 Carasetta, 94-92, poi speso subito il fallo su Mirko Pilo, sul parquet c'è Angius, esce Fontana. Sì, intanto un po' di confusione nella panchina del Carasetta, Masini richiama tutti all'ordine, dirigenti compresi, tutti volevano decidere chi doveva entrare in campo, Masini ha bloccato tutto, stop un attimo, decido io. Pilo in lunetta, segna il primo libero fondamentale a regalare il nuovo più 3 al Sustentu, 95-92, 12 secondi e mezzo
al termine della partita. Ancora un tiro libero per Pilo che fa 2 su 2, non trema la mano dell'ex giocatore del Sant'Orsola Sassari. Ora Ray Robinson si appoggia ancora al go to guy Filippo Serra, ancora una tripla impossibile e stavolta sbaglia, rimbalzo di Passaretti, ora Graviano che fa scorrere il cronometro, passaggio lungo per Passaretti e finisce qui dopo un tempo supplementare. Su Stentu e spugna il Palasport di Calasetta, 96 a 92 il punteggio, ma abbiamo assistito a una partita davvero bellissima. Applausi sia ai vincitori che ai vinti, perché davvero quest'oggi abbiamo visto 45 minuti di ottimo basket. Io intanto sono in campo per andare a raccogliere le sensazioni a caldo dei protagonisti della partita, gli abbracci tra i giocatori, clima di assoluta sportività. Coach Andrea Masini richiama i suoi per l'urlo, c'è Marco Sasso alla portata di mano che prima vuole giustamente salutare i suoi ragazzi. Allora io tengo palla per qualche secondo perché è doveroso che insomma i rispettivi allenatori vadano a salutare sia il pubblico che i propri giocatori. Applausi, bellissima scena questa per i ragazzi del Calasetta che quest'oggi in campo hanno dato tutto. C'è coach Andrea Masini. Coach, questo applauso direi che è la degna conclusione di questa partita, avete dato tutto quest'oggi in campo, la vittoria anche per voi non sarebbe stato insomma un risultato non meritato, direi. Bello spettacolo di basket, cosa vi è mancato per riuscire a vincere? Elia, d'altro canto il nostro progetto comporta l'innesto di molti giovani, il programma va avanti, è chiaro che quando si hanno a disposizione certi tipi di giocatori non a caso si è primi, però quando l'allenatore avversario viene e ti fa i complimenti, gli stessi arbitri vengono e ti fanno i complimenti, credo che per un allenatore ma anche per la mia squadra sia una grossa gratificazione. Certo ci avevamo creduto, abbiamo fatto molti errori anche e chiaramente una grande squadra poi te li fa pagare, però che dire alla mia squadra, insomma il nostro percorso va avanti, i nostri obiettivi sono diversi da quelli di questa squadra, ci proveremo sicuramente fino alla fine, sono molto dispiaciuto, chiaramente mi avrebbe fatto piacere vincere, però che dire ai miei ragazzi, non posso dire assolutamente niente, ci sono altre cose che dobbiamo risolvere. Perché come tu ben sai io sono uno molto duro su certe cose e su certi comportamenti, perché i risultati non vengono da niente, viene dal lavoro, noi lavoriamo, ci sacrifichiamo e prima o poi sicuramente otterremo anche degli ottimi risultati. Ripeto, il nostro percorso come tu sai è un altro, tanto di cappello ai Pirati, sono meritatamente prima, però credo tanto di cappello anche alla mia squadra. Assolutamente d'accordo con questa tua valutazione. Allora arriva un'altra grande prestazione, non arrivano i punti però si va avanti con serenità, anche perché poi ci saranno da giocare i playoff, insomma la stagione è ancora lunghissima. La stagione è molto lunga, peccato, perché sarebbe stato un risultato anche di prestigio, nel senso che davanti a tanta gente Calasetta si sta tra virgolette svegliando sotto questo punto di vista, tanto entusiasmo, felpe, palloncini, cioè voglio dire qui c'è una cultura da nascere, io sono qua per dare una mano fino a quando vorranno, però la strada è questa, ci vuole anche tanta pazienza, perché non ricordiamo che noi facciamo giocare i giocatori che fino all'anno scorso qualcuno non sapeva neanche chi fosse e danno tutto in campo, quindi ci prepareremo ancora meglio per le prossime partite. Siamo abbattuti perché chiaramente sarebbe stata una bellissima vittoria, la strada va avanti e il progetto va avanti. Grazie mille a coach Andrea Masini, ancora complimenti per la prova della tua squadra. C'è coach Marco Sassaro che ci raggiunge proprio in questo momento. Coach, 14esima vittoria, che fatica, e Nicole Elia ci ha messo lo zampino. Sì, credo sia stata una bellissima partita, bellissimo perché veramente un pubblico che giustamente fa il tifo per la squadra di casa, bellissimo. Sono molto contento perché è vero che siamo stati un Giano Bifronte che ha cambiato, però abbiamo dato degli strappi belli con un bel gioco e poi abbiamo avuto il carattere di ribaltare la partita quando sembrava finita.
ma la soddisfazione più grande è stata ribaltarla uscendo da un time out dove ogni giocatore esegue quello che è stato chiesto e noi arriviamo a supplementare così. Bella sensazione, però dai, cioè, bello, sono contento. C'è stato un momento della partita in cui la squadra sembrava davvero in difficoltà, abbiamo visto Mauro Graviano molto nervoso in panchina in quel momento, però la partita ha preso una bella piega, questi sono segnali importanti da parte di una squadra. No, intanto, visto che abbiamo fatto il discorso pochi giorni fa, abbiamo fatto 96 punti e questo per noi è la prosecuzione di un lavoro che abbiamo iniziato. Loro ne hanno fatti 90 soliti delle partite in casa con un supplementare, quindi voglio prendere per buono questo. È dalla prima partita senza Foyce, guarda caso abbiamo avuto due lunghi fuori per falli, quindi anche una situazione completamente nuova per noi. Il quintetto che ha scelto coach Masini era un quintetto interessante perché ha rinunciato a Mijatovic e ci ha messo in difficoltà. Lì abbiamo aggiunto del nostro perché Melis e Passaletti, che potevano a quel punto essere veramente molto molto prolifici per noi sotto canestro, non hanno fatto quello che c'era da fare, però veramente, cioè, arrivati a questo punto della stagione quando ci manca veramente un niente per avere quel primo posto che credo ci siamo meritati a questo punto, anche venendo a vincere in questo campo qua, che è un campo veramente, cioè, lo dico in maniera sportiva, invidiabile, perché si gioca veramente, credo che la squadra di casa giochi sulle ali di un entusiasmo che è palpabile. Però abbiamo avuto veramente gran carattere, abbiamo perso Melis che era stato determinante nello strappo del primo tempo, abbiamo perso Secchi. Abbiamo avuto delle qualità, sicuramente delle qualità, e tutto sommato abbiamo avuto anche la capacità di rientrare da quella fase di nervosismo che si era creata anche con lo scarto che purtroppo andava a punirci. Però adesso abbiamo due turni in casa, dobbiamo lavorare veramente molto attentamente per questi due turni in casa e ne faccio proprio una partita unica di queste due turni. Perché se riuscissimo a portarle a casa metteremo una serissima ipoteca sul primo posto, che poi, per l'amor di Dio, non vuol dire niente e questa partita l'ha dimostrato. Io credo che chiunque giocherà con l'ottavo posto, che stasera è di nuovo dell'Elmas, chi giocherà contro Calasetta al settimo posto, credo ci sia poco da scegliere, credo a un campionato veramente molto livellato, molto interessante. Siamo finalmente fuori da quel mese nero che tu avevi pronosticato tra il 17 dicembre e il 16 gennaio, siamo a 16 gennaio, Sustento ha battuto il Calasetta, possiamo tracciare un bilancio, cosa ci ha insegnato, cosa ha insegnato questo mese? No, il bilancio è stato sicuramente, quando parlavo di quel mese, ne parlavo perché per noi significava classifica alla mano, se fossimo riusciti a portar via la partita all'Esperia oggi saremmo primi, con 5 giornate da giocare saremmo già primi. Questo niente, abbiamo superato, per l'amor di Dio, troppo, magari non vorrei essere cattivo profeta, però la squadra anche oggi nell'ultimo quarto nel supplementare aveva gamba, di nuovo stiamo avendo di nuovo un'attitudine fisica importante, eravamo calati e uscire da questo mese significava provare a limitare i danni di questo calo fisiologico. E adesso avremo nuove sfide, nuove problematiche, ma insomma 15 gare giocate, 14 vittorie, una partita che è inutile che vi dica che ancora mi brucia parecchio, ma bello, bello, un bel campionato. Non, veramente, dopo un anno lontano da Sestu ritrovo un campionato con 9 squadre, Olbia compresa, che lotterà fino alla fine, ma 9 squadre veramente, veramente interessanti. Sento assolutamente di sottoscrivere le tue parole, coach, ti ringrazio e ti lascio andare a raggiungere i tuoi ragazzi nello spogliatoio. A questo punto non mi rimane altro che chiudere questa diretta da Calasetta. Io ringrazio Mauro Faris che ha curato assieme a me il commento tecnico di questa partita e anche Andrea Faris che invece ha curato le immagini e la parte tecnica. Vi do appuntamento ai prossimi eventi di basket e non solo, targati directasport.it e sardegnasport.com.
Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com.